E siamo qui, molto tranquilli, molto rilassati. Sì. Amici cari, ben ritrovati. Signore e signore, bentornati qui con noi in Itale. In Italia. Buongiorno. Buondì. Oggi vendo dizionari, ragazzi. Notate quanta eleganza e extravaganza. Matt Esatto. is serving colletto blu elegance. Esatto. Realness. In verità lo sanno che stasera abbiamo la riunione di condominio e quindi. Ricordatevi, la diplomazia e l'intimidazione è fondamentale. Ti insegno un trucco per vedere la chat più grande. Oh, sì. Se tu clicchi qui sulla rotellina, tu hai le impostazioni da moderatore. Ma se tu vedi passa le impostazioni per chi non è moderatore, chat comparsa. E sbah! È incredibile. Magia! La Che stravaganza! prestidigitabilizzazione. Sono Silvano, il mago di Milano. Ah, il mago di Milano. Allora, Buongiorno, buongiorno. buondì. Prima di cominciare, Ordiniamo da ordiniamo da mangiare. Che fa mangiare. pure rima. Che Sì, cosa carina. siamo degli MC. Allora, io prenderò il classico Crispy McBacon, tu? Sì. C'è Anche il tu? Gran Crispy Non Mac. c'è. Gli hanno tolti, se no avrei preso il Gran Crispy Chicken. Qualcuno oggi perderà la testa. Dov'è Boardo? Ma il fatto è che. Ma povero Edoardo, lasciamolo stare. No, il fatto è che sono Spedizioni temporanei. limitate. Per fortuna tornano, perché tornano, Ci però. mancherebbe altro. Quindi facciamo Sì, due. dai, fai Tu lo duri. vuoi grande o normale? Big fat menu ciccione con Ok, allora io prendo quello super normale, così te la pesca. protein. E anche un double cheese. Sì. Grazie Ma tu cosa vuoi, la Coca-Cola zero? mille. Sì, perché mi devo tenere lì. Double cheeseburger, poi Double volevi. cheeseburger. Prima causa legale contro Intel SRL, sì ragazzi, e sono io l'avvocato, quindi a breve ci vedrete tutti al gabbio, ma tutti, tutti, anche chi non c'entra nulla, anche voi riceverete una visita dalla Guardia di Finanza. Come sta bene oggi? Dai, 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 Double cheese, grazie, che felicità per te. sorpresa. No, Mi grazie. chiedono se è già la live Piselloni, direi che sì. Cos'è la live È Piselloni? perché, allora, tu quando vedi una ragazza veramente molto bella, dici che bella, Che figone. che figona, e Oh. quindi noi siamo i Piselloni, e quindi sì, Ah, oggi l'hai Piselloni. come siete adulatori? Allora, ok, questo è il Metta, hai tutto. Voglio 420? controllare se l'indirizzo è giusto, ovviamente no. Sì, non ho ancora tirato per intimidire in realtà, ragazzi. Io tirerò stasera alle 7. Entrerò in scena in maniera drammatica, sbattendo la porta, Diamo la dicendo: mancia al diamo la corriere, mancia al corriere, che non se la stanno ovviamente. passando benissimo. No, anzi, se la meritano, poveri figlioli. Basta che non mi portano il McDonald's con 45 minuti di Ecco ritardo come una lì. settimana fa. Ecco, magari la mancia un po' meno meritata, ma va bene. E io pirla che la do sempre prima. La mancia la do prima sulla fiducia. No, E loro perché? non vedono che tu li hai manciati. Ah, loro non lo No, loro sanno. lo sanno dopo che hanno consegnato. Una stronzata, se posso dire. Vabbè. Vabbè. Ieri. Ah, hanno riscattato un UE. Allora, vabbè, Quindi ma è uno, tradizione, quindi. due, tre, UE! Dicevi Ieri ho fatto la live con il rosso. ieri? Ah, già, Come ti dimmi un po', piace? com'è Round the Table? Allora, è not the end come Sì, sistema. sì, sì, sì. Allora, all'inizio è un po' complesso, ma in realtà penso sarà più facile di quanto non si pensi. Ah, io ho fatto il ride, che vabbè, giustamente eravate molto presi, quindi non avete visto. In cui No, l'ho visto, ma non l'ho ah, detto ad alta ok. voce. È stato molto bello perché vi stavate ungendo, scegliendo il colore del vostro cavaliere, e ero lì, oh mio Dio, ma che cosa bellissima. Tu quello verde hai Io fatto alla fine ho alla fine. fatto quello verde perché. Intanto salutiamo Mario Del Pennino che ci sta Ciao facendo la live. Marione! Allora, vi spiego. Faremo questa campagna a partire da non settimana prossima, ma dalla settimana dopo, ogni martedì sul canale di 20 facce. Perché settimana prossima abbiamo da fare noi. Praticamente sarà una micro campagna molto anime. Cioè, siamo tipo Sì. studenti di un'accademia di piloti di robottoni. Quindi molto, molto liceali. I cieli d'escaflone incontrano Skull Rumble che incontra le situazioni di lui e lei, roba. In cui Robe. ci siamo appunto io, la Sara Corvis, che è l'attrice, il volto di Delphine. La nostra delfino ufficiale. Poi appunto c'è il rosso che fa da Master, 20 facce e non mi ricordo come si chiama, cioè Pedro, Pedro, Matteo. non, Matteo Pedrotti. Matteo Pedrotti, Pedro, non so come, Pedro di Need Games, Pedrito di Need di Games, Need sì. Ma Games. tanto lo conoscono. Ok, no, è perché non sapevo come farlo capire a loro chi era Pedro. E
E praticamente noi interpretiamo appunto dei personaggi molto animu. Il mio, per farvi capire chi è il mio, è Tsukishima di Haikyuu, misto a Yuna Rukami di Persona 4, con dei tocchi tipo di Todoroki, di My Hero Academia. Beh, i tratti sono genio insensibile e caustico, quindi nel senso non si risparmia mai i commentini agli altri, proprio tipo Tsukishima. E già ovviamente, già tutta la chat mi ha shippato con 20 facce, perché lui invece ha fatto la ragazza tsundere che non sopporta quelli superiori, perché oltretutto sono nobile. Ah, la nobiltà! Che bellezza. Passatempo tipicamente maschile. Io ovviamente sono di sangue nobile, ho un certo lignaggio, mentre invece lei viene... Una poraccia. Lei è un mezzo drago, quindi sangue sporco. Ah, proprio schifo. E non sopporta l'ostentamento della superiorità, non tanto superiorità fisica, quanto superiorità più sociale. Tipo se un professore se la prende di merda con uno studente, lei gira il cazzo. Io che me la prenderò di merda con gli studenti... Le girerà il cazzo. Sono gli scorni, mi piace. E la cosa figa è che abbiamo dovuto anche sceglierci un Mac, un robottone. 01? No, allora io, se si parla di Mac, il mio primo pensiero non è Evangelion ma è Zone of the Enders. Cioè, se io devo scegliere un Mac, è Zone of the Enders. Molto bravo, molto. Però in questo caso l'Anubis, il Geuti, il Neftis, ma si sposavano con il carattere del mio personaggio, con quello che avevo. Allora gli ho dato lo Sherazad dei Cieli d'Escaflone. Quindi robottone con mezza cappa e spada singola. Bello, molto figo. Colgo l'occasione per ringraziare Giulia Delella per avermi regalato la sub. Ah, grazie, brava Giuli. E Hermionix Draco, che ha dei toni in comune. Non male. È stato carino. Poi il fatto che siamo degenerati e ci siamo messi a parlare di anime, e ho scoperto che Nicola The Gobbies di Need Games è un cultore di anime di merda. Sì, non lo sapevo. È stata una volta in cui abbiamo iniziato a parlare, ma ti ha tirato fuori un po' di titoli e lui: Nicola cosa? Come, scusa? L'ultima sorpresa, Domestic Girlfriend. Io ho detto no. Domestic Girlfriend? Ah, Domestic Girlfriend. Mi sfugge. L'ho già raccontato ai ragazzi ieri della chat di 20 facce, lo racconto anche a voi per i nostri amici a casa. Domestic Girlfriend. Setting. Siamo in un tempo moderno. Il protagonista è un giovane liceale che è innamorato della sua professoressa. Ma ahimè, ovviamente è una relazione proibita, non può succedere niente. E quindi lui, primo episodio, prime scene, bam, si chiama una tizia. Perché sì, senza il minimo problema. Beh, complimenti. Torna a casa, nel corso dei giorni successivi, e il padre, vedovo di moglie, gli fa: figlio mio, ti devo presentare una persona. È la donna con cui mi sto frequentando da un certo periodo di tempo e abbiamo deciso di sposarci. Lei sarà la tua matrigna, e loro due saranno le tue sorellastre. Oh, e chi sono le loro due? Sono la tizia che si è chiamata all'inizio e la professoressa. E vanno tutti a vivere insieme. Bellissimo. Ora, questa è una premessa abbastanza comune nel corso della storia degli anime, non è troppo diverso da tante altre trame. Se non fosse che carrellata rapida, proprio pam pam pam. Vai, bene, vai, faccio sognare. Allora, lui si dichiara alla professoressa, ma la professoressa ha già una relazione, ma la relazione con uno stronzo, quindi lei molla lui, ma non si mette con il fratellastro. Nel frattempo il fratellastro si ricchiava di bestia la sorellastra, quella più giovane, e la sorella maggiore le dice: ma cosa fai, non puoi farti sempre tuo fratello? E lei: sì, ma non di sangue. Tiè. E poi cosa succede? Lui cammina per casa, a un certo punto, dopo che la sorellastra maggiore, la professoressa, ha visto loro due scopare, sorprende lei, sdinanzi in camera sua pensando a lui. Allora lui si dichiara di nuovo, lei dice: no, se vuoi stare con me devi morire con me, lo porta a largo del mare, ma lui riesce a convincerla a non suicidarsi. E poi succedono mille altre cose, il finale, e non è nient'altro che un enorme bidone dell'indifferenziata che sta andando in fiamme, e tu non puoi fare a meno di continuare a guardare. Mi è venuta una voglia matta di guardarvelo, ma tipo, cioè, ma raga, ma facciamo, c'è su Amazon? No, credo sia su Crunchyroll. Peccato. Ma il mio suggerimento non è guardare Domestic Girlfriend, il mio suggerimento è guardare Gigguk,
che racconta, riassume la trama di Domestic Girlfriend, che è talmente tanto piccante come trama che lo fa mangiando un ghost pepper. Guardate, quello è il finale di Domestic Girlfriend, sempre raccontato da Gigook. Questi due video vi permettono di risparmiarvi la visione di un anime intero, ma vi divertite il triplo. Te la butto lì, domanda a cui voi non rispondo perché magari rispondi. Doppierai mai questo video? No, allora, okay. Io di Gigook non doppio mai le recensioni o i video opinioni. Doppio soltanto i video un po' più documentari. Tipo quello di Fate mi era piaciuto molto. Quello di Fate appunto è un video costruito, è un video comico, ma non è una recensione, certo. O non è un'opinione. Mentre invece tipo, che ne so, la genealogia dell'anime fan. Ah, bello, anche quello, bello. Quelli sì. Lì per dire sono pseudo documentaristici ma comici. E quelli li doppio. Oppure appunto gli anime in X minuti. Ok, ci quando, sta. Per quanto riguarda, io guardo tutti i video di Gigook, perché per quanto parli magari spesso di roba di cui non me ne frega niente, è interessante il suo modo di imbastire il video. Vero, verissimo. Però appunto le sue recensioni, oppure lui ogni 3 mesi lui fa gli anime stagionali di questa stagione. Quindi, che ne so, estate 2020, inverno 2020, autunno 2020, primavera 2020. E sono dei video di 10 minuti, un quarto d'ora, che ti raccontano gli ultimi anime usciti, di che cosa parlano e che cosa lui consiglia di guardare. Però sempre raccontati in una maniera molto, molto carina. Ma sei il doppiatore di Jokat? Sì, buongiorno, sono Gianandrea Muglia, sono il doppiatore professionista, sono il doppiatore di Domix e il doppiatore di Jokat. Salve. Buongiorno. Sono sempre io. Bene. Ah! Beastman, pezzo di idiota. Ci ha messo giusto. No, vabbè, ma ci sta. Emboardo, cosa vuoi te? Vai via. Ma cos'è contro Emboardo? Lui sa. Vabbè. Oggi sono legale malvagio, quindi mi diverto. Ah, ok. L'abito fa il monaco. Oh sì, di brutto. Ma quindi se io mi metto degli abiti da monaco biclasso? Pam pa tam pa tam pam. Pam! Bello, bello. Hai sentito del podcast di Tresciate, di Gigook e Anime Man? Sì, sì, lo so. Ah no, del podcast mi mancava. Hanno creato questo podcast, non mi ricordo come si chiama, che hanno cominciato insieme. Solo che adesso Gigook okay. Vive in Giappone, Anime Man non lo so. Gigook si è trasferito in Giappone. Oggi sono elegante perché stasera abbiamo una riunione di condominio in cui andrò a fare il giudice Claude Frollo. E quindi darò fuoco almeno ad un paio di nostri vicini, che effettivamente ci sta perché sto giusto cercando casa e se trovo una casa qua sopra sarebbe top. No, ti appiopperanno una storpiatura che dovrai tenere nascosto nel campanile. Così nessuno potrà vedere. Così come... E quindi dovrò anche guardare il fuoco pensando... Sì, pensando a una zingara... Una gitana. Mostrami le tue gitane vesti. Cos'è che diceva sempre Gabriel? Esmeralda, dammi la tua gitana. Claudio, poi ci penso a te, ci penso dopo in privato. Ma sì, Mohamed, punimi. Che, ora, parlando al volo, così, sì. del gobbo di Notre Dame... A me il cartone è piaciuto, i gargoyle hanno un po' rotto il cazzo, però di per sé... Erano la linea comica necessaria per la Disney... Ma bastava... Metterli. No, bastava non metterli, ma poi come linea comica, a mio avviso, ma bastavano i piccoli momenti comici che c'erano comunque. Potevi usare di più Clopin come linea comica, sai se volevi. Cosa? È che comunque il gargoyle era proprio facile per il bambino, mancava un po' la mascottina simpatica, i gargoyle effettivamente ci stanno. No, aggiungono quel lato fanciullesco che è Disney. No, vabbè, comunque il fatto è che in pieno stile Disney alcune figure sono state un po' ritrattate, tipo come si chiama? Febo, il capo delle guardie. Esatto, capo delle guardie. Capo delle guardie. Febo, che è una figura estremamente positiva nel cartone, nel musical e nella storia originale diciamo che è un non po' tanto un mattacchione. Diciamo che è un brighella. Diciamo che è uno che piace insinuare la spada in vari foderi. Quindi appunto fa sempre un po' male quando tipo tu hai passato l'infanzia ad amare un personaggio per scoprire che in realtà era un pezzo di fango. E viene giusto l'esempio di John Smith. Tipo Contas. Ah, mica è pezzo di fango lui. Porca troia. John Smith è veramente il worst. Che tra l'altro io mai ho capito perché in Pocahontas abbiano dovuto ritrattare così tanto il personaggio di John Smith. Perché volevano dare una morale positiva e una figura positiva. Molti l'hanno presa come un riscrivere la storia degli americani in America, ma non è
quello, non era quello, no, l'obiettivo. Certo. Perché mostrano Radcliffe quanto è figlio di puttana e quanto gli altri esploratori gliene freghi un cazzo degli indiani. Sì, è che, sai cosa, è proprio il mostrarlo così tanto nobile. Che poi aspetta, ma è The Power of Boner. Ma poi, se non ricordo male, moriva anche nel secondo Pocahontas. No, allora, cosa succedeva? Non mi ricordo. Alla fine del primo Pocahontas, intanto ho visto che è uscita la storia di Zenyatta e Symmetra, ma la devo ancora leggere. Zenyatta e Symmetra? Sì. Hanno, sono collegati? Evidentemente sì. Oh. Allora, cosa è successo? Figo. Alla fine del primo, John viene sparato. Esatto, mi ricordo pure. E Pocahontas lo deve lasciare perché lui torna in Inghilterra per farsi curare. Solo che poi non torna più in America. Pocahontas però, nel seguito, che per me è un tradimento, Pocahontas va in Inghilterra. Sì. A fare tipo da ambasciatrice per conto della sua tribù indiana. Va lì e incontra questo sbarbatello, questo signore dei capelli da castani, di cui si innamora. E con cui c'è una mezza tresca. Però lei dice di essere ancora innamorata di John Smith. Sì, si è intanto fa lo scatolone fischione. Esatto. Andiamo a quello, tornare a gambo. E il fatto è che John Smith noi lo vediamo e fa proprio l'effetto. Qui è mega, mega citazione proattiva. Ovvero, noi lo vediamo in una locanda tutto buio, con tutto il cappuccio, non si vede, tutto che sta bevendo. Tipo Aragorn. Ed è doppiato in insegno sempre. Vabbè. E c'è lui lì che dice. La sua vita è andata a rotoli perché lui era genuinamente innamorato di Pocahontas, ma non ha trovato modi per tornare nelle Americhe. E quando rivede Pocahontas lì in Inghilterra, vestita di tutto punto, con sto stronzo, un pochino gli gira il cazzo, sì. Ma comunque fa la cosa giusta. Perché poi Pocahontas rimane con lo sbarbatello, mica con John Smith. Ah, sono cose che fanno male qui. È un po'. Nel cuoricino, nel coccolo. Si mette un personaggio del cavolo che non dovrebbe esistere in Overwatch. Change my mind. Stai parlando di una persona autistica dal grande genio e soprattutto che insieme a un'altra parte del cast di Overwatch dà, diciamo, una certa rappresentanza a persone con menomazioni fisico mentali. Ma oltretutto è un personaggio estremamente divertente da giocare. Ma in verità, cioè, queste sono tutte cose che secondo me non giustificano il fartelo piacere, ma soltanto il dire guarda che è stato inserito per dare valenza e rappresentare a determinati fattori, ma soprattutto non abbiamo interesse nel farti cambiare idea, perché è una cosa soggettiva. Non ti piace un personaggio? Ok, gioca qualcos'altro, cioè gioca un altro personaggio. Un'unica cosa che ti chiediamo, Johnny, è abbi rispetto. Bilancia la tua opinione. Esatto, cioè è proprio il modo in cui l'hai detto è sgradevole. Mi permetto di correggerti questo comportamento, perché per come l'hai esposto, è un'aggressione a tutti coloro che invece amano il personaggio. Mm. A me non interessa farti cambiare idea, a te non interessa farci cambiare idea, perché è stato più una sfida la tua. Però il punto è, qual è? Cioè, ci stai tentando di far flammare? Non è divertente. Se vuoi iniziare una discussione interessante tutto, io sono il primo a volerle fare. Però per come l'hai detto, è un po'. E ti tiro lo spintone, dai, tirami lo spintone. Sì, esatto. È sgradevole, non dai inizio. Picchiami! Oddio, c'era questa missione secondaria in Borderlands 2. Sì. Quello del SPAR IN THE FACE! SPAR IN THE FACE! SPAR! Thank you! È un po' così, cioè non crei una bella discussione, no, tranquilla, solamente un mio parere. È una discussione. Esponiamo meglio. Ti dico un motivo. Quanto bello attaccare Volskaya facendo il giro da sinistra con tutto il televarco. Quanto gli freghi la difesa in Volskaya. Cioè, per me, io e Symmetra è uno dei personaggi che amo di più di tutto Overwatch. Non soltanto per character design, non soltanto per quelle cosce da mordere tutte. Mamma mia, Symmetra, cosa non è? Abbiamo fra tutte. Ma poi anche proprio per la potenza controllata che ha. Quando tu la vedi nelle sue nei suoi highlight, è proprio bella. Tra l'altro c'è dietro una strategia che è una spanna sopra molti. Cioè, nel senso, per giocare Symmetra bene devi veramente big brain time. E devi avere un team che ti supporta, sì, perché con Symmetra puoi sciogliere una squadra se hai i giusti support e i giusti tank. Ma c'hai delle trappole con quelle torrette di merda. Ma forse sono le torrette, tu non so se sai questa cosa. Il laserone di Symmetra è un laserone. È un laser che fa poco danno. Mm-hmm. Ma più danni fa e più fa danno. E anche se fa danni agli scudi si pompa. Quindi se tu sei in mezzo a un team con tipo una Brigitte, un Baptiste, e hai una Zarya, un Rodog o una Zarya e un Sigma che ti danno supporto, tu rimani al centro della squadra. Brigitte
ti cura, Baptiste o Mercy ti cura, magari Mercy ti busta pure i danni, i tank ti proteggono e tu intanto sciogli tutta la squadra avversaria. Io ho fatto delle quadra kill e delle pentakill non indifferenti perché avevo la giusta comunicazione con il mio team. Tanto chiedevano se Lucio è paraplegico. Sì, lui sì. Ha perso praticamente l'uso delle gambe dalla vita in giù durante una specie di attentato che aveva fatto contro l'organizzazione. Era un'industria che in verità era un prestavolto di Talon. Era quella di che si vede a Dorado, quella di Elettrica. Ah, purtroppo. Quella che c'è anche di cose non me lo ricordo. E che io sono grande appassionato della trama, ma il gioco purtroppo io per i PvP ragazzi non... Ma non, sia perché non sono granché bravo, ma anche perché il mio lato competitivo mi dà un fastidio. Cioè, perché poi ad un certo punto mi incattivisco e se perdo metto il broncio, se vinco invece divento sgradevole. Ed è proprio una parte di me che non mi piace, quindi dico, guarda, preferisco non giocare PvP, onestamente. Mi dipende, un po' di competitività non mi dispiace, però... Sì, però... Però deve esserci sempre il mood giusto, esatto, per affrontarlo. Esatto, sempre paura di... Cioè, c'è il limite della tossicità, che c'è proprio un momento in cui dico, no. Mi stoppo, mi freno perché sennò... Io grazie a Dio non sono tossico, però sono molto competitivo. Io sono molto no, competitivo. Davvero? Sì. No! Beh, lo ammetto, lo riconosco. No, e questo ti fa molto onore. Questo ti fa molto molto onore. Si ingoblinisce. No, quello sono io. Quanto metta, anche io vivevo Overwatch così. Cloud. No, io lo vivo con estrema serenità. Anche perché non sono come Gabbo che flamma. Minchia, Gabbo che flamma. Gabbo e Giulia che flammano insieme. Raga, io penso di essermi fatto le peggiori risate. Infatti con che Gabbo ha la scheda per poter supportare il suo flame. Giulia no, e quindi è proprio accanimento sugli inferiori. Sui più sfortunati. Sì. Stavo per dire una cosa sbagliatissima da non dire là. Io per Symmetra dopo ieri provo sentimenti contrastanti perché dal punto di vista di loro è pazzesca, ma dal punto di vista di gameplay non mi piace. Sarà perché gioco Zenyatta. Ma ci sta, ma ci sta. Ma anche perché bisogna sempre discernere un personaggio ti piace per la lore o per il gameplay. Scusa, madre dei daghi. Grazie sempre per aver battuto 3 secondi su Tekken 7. Scusa. Però no, allora attenzione, io invece adesso difenderò il mio cliente, il signor Muglia. E allora, questo gesto perché l'ha fatto? Per combattere la misoginia! Esatto. Perché noi siamo per la parità dei sessi. E quindi Gianandrea ti ha spaccato il culo come avrebbe spaccato il culo a chiunque altra, esatto, stegaccia. Esatto. A prescindere dal sesso. Cioè, nel senso, non mi piace il... Oh, mi hai tirato i pugni. Oh, adesso che bravo. Hai vinto un round! No, perché lì sarebbe un limitare la mia forza. Per cosa? No, scendiamo sul campo di battaglia, fai del tuo meglio e faccio del mio meglio. Non voglio favorirti soltanto perché magari qualcuno ha le prime armi o perché sei una ragazza, sarebbe sbagliatissimo. Io sono per la cattiveria ed è così che Chiara è diventata fortissima a Tekken. Perché non sopportava più il perdere contro di me, quindi quando io, che ne so, non ero in casa, lei si attaccava a Tekken 5 e si studiava a Cristi Monteiro. Altra persona poco di principio, mi dico. No, ma è giustissimo, perché in realtà sono in terapia da 2 mesi. Ah, ho fatto una cosa per te già. Oh, grazie. Una bomba. Cosa... Sì, probabilmente sì. Una bomba carta. Ma durante la 24 ore giocherai a Overwatch? No, ma giocheremo a Tekken. Ci sarà un mega torneazzo di Tekken. Ah, è arrivato il cibo. Fai te? Ci penso io. Ok. Gianni Broia Biliardo, lei riceverà una querela. Sì. Nessuno può infangare il buon nome del mio cliente. Non ci provate neanche. Io non parlo, Biliardo. Non lo so, l'hanno scritto, ma non si preoccupi, dottor Gianandrea. Ci penso io a far partire le querele. Prego, il dottor Mugliere che parla. Mi chiami Gianandrea. Infatti, dottor Gianandrea. Domanda a entrambi. No, già è andato, quindi non la leggerò. Matt, rubi il lavoro di avvocato Guineo. Guine! Edoardo, tu devi stare zitto, torna in frigo. Dottor Pivetta, non si preoccupi. Perché Matt aveva vestito avvocato? Perché ho deciso di cambiare carriera, ragazzi. Molto più retribuita. In nome della verità, parità di genere, si picchiano le donne tanto quanto gli uomini. Non si dovrebbe picchiare nessuno, ma andiamo avanti. Presto, adesso che già non c'è, firmate la petizione per nominarlo Best Husband. Ma cosa? Buonasera, buonasera ragazzi, ben arrivati. Tra l'altro, nuova skin che hanno messo ispirata alla storia di ieri. Non vedo l'ora di vedermela. No, non è una bomba, però sono d'accordo con voi, giustissimo. Battersi ad armi pari, uomo o donna non importa. Mi sa che a questo punto lo spesco direttamente in ufficio. Ma se vuoi anche passare una volta, ci si organizza. C'è la papà, c'è la papà, c'è la papà. Oh oh. Cosa?
Sta pisciando? No, sta pisciando l'acqua. Ah, ok. Non, per fortuna non i panini. Se piscevano i panini... mi sarei preoccupato. Ma no, facciamo così. Parte lo sfogliarello, ragazzi. Vuoi un bavaglio? Ma sai che forse... No, prendo uno stoppe. Ecco. Ringraziamo come sempre Uber Eats che permette a me di distruggere la dieta di Matt e mantenere la dieta mia. Beh, noi stiamo seguendo una dieta. No, per dimagrire. Buongiorno, buongiorno ragazzi. Bundi, bundi, bundi. Ah, queste sono le mie perché sono piccoline. Stronze. Oh, aspetta. Mi sa che sarà un po' solidificato male, però. Io no, grazie. Okay. Non vuoi farti così tanto del male? No, no, a quei livelli no. Allora. Che ne pensate del nuovo look di Genji in Overwatch 2? Quanto ancora più edgy, Gengu? Non mi sto informando per niente su Overwatch 2. Beh, c'è poco da informarsi al momento. Si sperano in notizie nuove durante la BlizzCon. Però ti dirò la verità, se davvero mi fanno un bel single player stile Borderlands... Allora, non sarà single player, sarà PvE, quindi da giocare online con gli amici. Overwatch 2 è un'espansione, cioè Overwatch rimarrà il fulcro principale. Certo. Non è che è uscito Overwatch 2 e Overwatch viene smesso. È un po' come un'espansione di World of Warcraft. Certo, senso. Quindi Overwatch 2 includerà nuove grafiche, nuove UI, appunto tutto quanto una nuova veste grafica. E poi tutta la modalità PvE che sembra sia molto più incentrata sulla storia, ma dovremmo aspettare e vedere. Era esattamente quello che volevo, un qualcosa che mi permettesse di approfondire la storia, perché ci sono tante, tante, tante cose che vorrei scoprire di più. Ad esempio, Junkrat. Sì. Che cazzo ha scoperto in Australia? C'è sto segreto di Junkrat che ha scoperto qualcosa. Cosa? Cosa hai scoperto, Junkrat? Dimmelo, maledetto. Ha scoperto come è fatta la regina di Junkertown e... No, c'era qualcos'altro che... cioè, beh, oddio, anche... No, io intendevo scoprire biblicamente. Ah, oh, che segreto particolare. Vedremo. Della regina di Junkertown. Spero che la facciano come... personaggio. Vedremo. Buon appetito. Comunque mi chiedevano quali Assassin's Creed ho giocato. Tutti fino a Syndicate. E quando dico tutti intendo tutti. Anche il Bloodlines per PSP. Bello. Anche Ezio's Chronicles per Nintendo DS. Anche quello Assassin's Creed per Nintendo DS. Anche quello su Facebook, Assassin's Creed Project Legacy. Quando dico tutti signor. Quando dico tutti intendo tutti. Domanda per entrambi, quali sono secondo voi i cartoni animati non Disney che avete adorato? Ah, uno, numero uno, Sinbad. La strada per bellissimo. Eldorado. Brisby, il segreto del Nim. Che bello. Altri cartoni non Disney che proprio sono... Beh, c'era Tizio e la banda del sole luminoso che è un trauma infantile. Chanticleer. Sì, era Chanticleer lui. Bello. Beh, Sinbad, cazzo. Sinbad lo adoro. Quanti duroni su Eris. Mamma mia. Eddie è la banda del... Eddie è la banda del sole luminoso, esatto. Grazie, Mad dei draghi. Quindi ci può essere la pubblicità che possibilità che Overwatch 2 possa essere un DLC dell'uno stile Destiny? Ah, praticamente. Non sarà proprio un DLC, sarà un'espansione. Che bello, Blizzard, ti sei ricordato che esistono le espansioni? Beh, World of Warcraft non l'hanno mai smesso. Sì, dai. Lasciamolo di World of Warcraft, che avrei tante cose di cui discutere. Il Principe d'Egitto. Il Principe d'Egitto è molto bello. Non mi piace tantissimo la morale, però il film è indiscutibilmente fatto veramente bene. Ma poi... Mamma mia, quell'ebrea. Mamma mia. Dio, tu permetti una cosa del genere tra le tue genti? Ma tu ci tenti. Tu ci vuoi trarre in tentazione. Vecchia brighella. E l'uomo buffo. Chi è l'uomo buffo? Ehi. Hai il mao.
Ah, vabbè, poi ci sarebbe l'animazione. Vabbè, ma non metterei Ghost in the Shell. Quando, perché se si parla di non Disney, immagino di parlare comunque per cartoni under 12. Ghost in the Shell non lo considererei proprio under 12. Come nemmeno Akira. Sai che stavo proprio per dirlo pure io. Ma come un sacco dell'animazione giapponese. Allora, quello che a me piace. Tanto lo possiamo considerarlo. Ok, sì, Studio Ghibli. Studio Ghibli, ok, te lo appoggio. Però il resto dell'animazione giapponese, ragazzi. Zippora, madonna santa, Zippora. Zippora? Sì, era l'ebrea di. Di Principe d'Egitto. Okay. Ma in verità, ecco, una cosa. È che ci sono vari film sulla religione. Sono stati realizzati molto bene. Io ne conosco solo due. Principe d'Egitto e. Tizio il re dei sogni. Matteo, Marco. Sì, ho capito comunque. Minchia. Miki. Minchia il re dei sogni. Maquia. Kirikou non l'ho mai visto, mi incarino il design. Allora, carina e stile, perché è stato uno dei pochi film d'animazione totalmente prodotto in Africa. Mm-hmm. E non è male, è molto strano, è molto particolare. Beh, però ci sta. Cioè loro fanno Kirikou, una strega Karaba, noi facciamo Totò Sapore e Gladiatori di Roma. Però, non male, eh? Bravi raga, bravi tutti. Così perché beh, adesso abbiamo Adrian. Beh, però abbiamo avuto anche Gatta Cenerentola, che devo vedere, ma sembra veramente interessante. Sì, sì, vero. Quello 3D è stato fatto, no? Vabbè, Atlantis, mamma mia. Atlantis? No, è Disney. Ah, è Disney, infatti. Però mamma mia. Mamma. Vabbè, anche il Pianeta del Tesoro, ragazzi. I due film Disney più sottovalutati della storia. No, ma Totò Sapore, attenzione, secondo me Totò Sapore non era brutto. Cioè, ci sta, oggettivamente. O tanto italiano. E tanto italiano, se tu lo vedi e sembra veramente una presa per il culo. Titan, che io devo vedere, è di Don Bluth. Guarda. Devo vederlo. Fievel! Esatto, Don Bluth per me è Fievel. Fidati, tu adorerai Titan AE. Ma proprio il protagonista, ti sbrodolerai tantissimo. Sono abbastanza sicuro. Anastasia e Disney ora, tendenzialmente adesso sì. Ah sì? Ah, perché da Fox. Quindi. Vabbè. Cosa non è Disney ormai? Mio! È Radcliffe, mio! Tutto per me! Quanto sta ingoblinito? Lasciami stare! Lando. Ma è scomodo. Io ho una foto primo episodio di Lupo Solitario, mi pare, qui in ufficio, dove ci sono io che sto mangiando di fretta un Crispy McBacon e sono lì inginocchiato vicino al tavolino tipo tutto. Un giorno ne pubblico. Bellissimo. Tutto ingoblinito. Ma se volete vedere Gian ingoblinito e Gian in altre vesti, sapete, durante la 24 ore ci sarà uno spot alle 6 del mattino. No, alle 5 del mattino, perché alle 6 del mattino c'è l'Evil Gian. Esatto. Ci rivolge Gian. Alle 5 del mattino si chiamerà Back to the Past, dove vi farò vedere una serie di foto mai pubblicate sul web, sul mio profilo Instagram o sulla mia pagina Facebook. Sono foto mie private che vi racconteranno un po' di me. Ma in quel frangetto chiami anche in call V e ci puoi raccontare. Alle 5 del mattino. È un po' improbabile. Ehi, sì, mio fratello, ma vacci piano. Sarebbe sempre mio modello. No, mi sarebbe piaciuto avere anche Vittorio durante le 24 ore, ma. Ma con tutto il blocco, eccetera. Balto. Balto, vabbè, raga, Balto. Raga, quanto cazzo è grosso sto cane. No, vabbè, è praticamente enorme. No, Balto, molto bello. Mm-mm. Però ho letto che il vero eroe non fu Balto, ma fu Togo. Ah, sì? Sì, Balto era uno. Ah. È stato Togo che ha fatto la grande tratta, l'ha fatta Togo. Balto ha fatto l'ultimo tratto. Ah, quindi lui è quello che si è preso i meriti. Lui si è preso i meriti. Cioè, è il merda, è il Thomas Edison della storia. Ha rubato la kill. Cioè, Togo era Nikola Tesla che si è fatta la grande sbatta. Invece Balto e Thomas Edison si è preso solo i meriti. L'incantesimo del lago, il primo, aveva il suo perché. Nonché una delle battute migliori della Terra, che è: sei bellissima, sposiamoci. Ma perché? Per cos'è tutta questa indecisione? Io ti amo, ma perché? Cosa trovi in me? Sei bellissima. E cos'altro? Che altro c'è?
stacco si passa al consigliere che parla con il principe. Che altro c'è? Lui le chiede che cosa vede in lei e lui dice che altro c'è? Lei dovrebbe scrivere un libro, signore. Come offendere una donna in quattro sillabe o meno? Beh, però anche i successivi... Sai cosa mi è sempre piaciuto dell'Incantesimo del Lago? Che comunque mantengo... Cioè, i villain sono tutti collegati. Mm. È tutto sempre collegato. Non c'è mai un... Boh, sì, adesso il cattivo è questo. No, il cattivo del secondo è legato al cattivo del primo, alla maledizione del primo e tutto quanto. E non so, li ho sempre trovati abbastanza... Cioè, ovviamente non rientrano fra i miei film preferiti. Sì. Però li ho sempre trovati accettabili. No, ma più che altro non è che dico sono brutti. Solo che dopo ho visto il primo... Basta. Sì, quella bagna è quella. Mm. Cioè, veramente sono pochissimi i sequel di film d'animazione che meritano di essere visto. Al di là di Toy Story... che è un discorso a parte perché crea una storia di crescita non soltanto dei personaggi umani ma anche proprio dei giocattoli che è intrigante. Sì, però allora il 2 è bellissimo. Mm. Già il 3 mi scade un po'. Sì, il 4 a me non è dispiaciuto, non lo riguarderei. Ma a me proprio l'ho visto, ho detto boh. No, Shrek 2 è meglio di Shrek 1, sono pienamente d'accordo. Ma questo è la palissiano, raga. E dal 3 in poi che è diventato una merda. Ma l'1 e il 2, raga, si salva forse il gatto con gli stivali. Lo spin-off. Ah, non l'ho ancora visto quello, si salva. Carino. Ah, ok. No, parlando invece proprio di film Disney, gli unici che si salvano secondo me sono 3. La Sirenetta 2. Sì, ci sta. Il Re Leone 2. Mm-hmm, sì. E Aladdin 2. Il ritorno di Jafar. Sì. Ha delle per. Ha delle scene, sì, ma nel complesso... Dai, c'è il momento che... Ah! Per battere un tappeto, cos'era? Il biliardo è un gioco da uomini. Per battere un tappeto mi basterebbe uno sbattipanni. Il tappeto manda tutte le palle in buca. Comunque è noioso come gioco. La Sirenetta 2 aveva dei belli insegnamenti, era dei punti di vista intriganti. E nel Re Leone 2 mi dispiace, ma c'è Kovu. C'è Zira. Dico, tutta la storia. Ecco, anche lì. Com'è Zira? Zira si chiamava. Che comunque quello è il figlio di Scar. Bello, cioè mi porti avanti la trama centrale. Bello proprio, mi piace. Nella Sirenetta 2 allarghi un po' la vista di tutto quello che era la storia. Invece cazzo Aladdin 2 non lo so, ha delle belle scene. Sono assolutamente d'accordo. Ma nel complesso non... Bro, Edison non me lo dovete toccare che su Fate è bellissimo. Mi ci sciacquo le palle con Fate. Perdona la volgarità, ma mi dispiace, ma la figura storica di Thomas Edison, quindi il vero Thomas Edison, era un merda. È un leone senza senso, cioè... No, Thomas Edison in effetti è un leone, perché? Perché sono così. Thomas Edison, faccio il cazzo che mi pare! Questa è la spiegazione. Oh. Ero lì... Vabbè. E non è neanche la storia peggiore di Fate, tra l'altro. La ricerca di Camelot, la spada magica... Bello! Io l'ho visto, non mi è piaciuto. No! Zero proprio. Zero proprio. Cioè... Chi sarà il traditore a Camelot? Forse quello senza sopracciglia, le unghie smangiate, brutto in culo e con una gradazione di pelle molto più desaturata degli altri. Però cazzo, la scena quando si fonde l'Excalibur. Ah, quello sì, cazzo. Però... Poi anche la questione del cavaliere, quello cieco che poi viene nominato e tutto. Non so, io l'ho sempre trovato molto carino, caruccio. L'ho visto un anno fa, per la prima volta. No, l'ho trovato abbastanza noioso. Poi vabbè, troppe linee comiche, e la gallina ascia, e il drago a due teste, e che palle. La gallina ascia. Doppiata da Alessandro Quarta. No, da Marco Vivio. Vabbè, il gigante di ferro è capolavoro indiscusso. Il gigante di ferro è inarrivabile. Quello o è impossibile non piangere guardando il gigante di ferro. Super bene. Gallina in fuga, bello. Non mi è mai piaciuta la clay animation. Dai, davvero? In quel modo lì. Wallace e Gromit? No, proprio non riesco a sopportarlo quello stile di clay animation. Ah, ok. Sì, lo so che era Gigi Proietti il drago due teste. E Gigi Proietti bravissimo. Per il personaggio faceva veramente cagare. Era una linea comica, fine. Mai visto il gigante... Raga, guardatevi il gigante di ferro. Tanta roba. Tantissimo. Taro, nella pentola magica è una mia grande mancanza, che devo recuperare. Allora, oggettivamente, bello, ma non eccezionale. È stato stampificato
Perché di Tim Burton? Perché è il film che ha fatto licenziare Tim Burton dalla Disney. Ah, che... sì? Sì. Tim Burton alla Disney venne assunto, lui fece Taro la pentola magica, la Disney disse, sì, no, no. Quindi lo cacciarono e allora Tim Burton disse, sapete cosa? Allora farò Nightmare Before Christmas da solo. Lo fece. E in realtà lo produsse solo, non l'ha girato lui. Cioè è prodotto ed è pensato, sì, da Tim Burton. Esatto, quella storia in verità fu una maestra inglese che la pensò, se non ricordo male. Comunque fatto sta che poi Tim Burton è diventato Tim Burton. Dipende che Tim Burton da tutta una sagra di persone... viene beato e santificato sempre, no. Indipendentemente da quello che no, fa, no. Da una sagra di persone, non ho detto. Ah, no, scusa, mi sono espresso male, non intendevo dire no, non sono d'accordo, sì, sono d'accordo con quello che dici, però no, ragazzi, non è da santificare, ha fatto dei bei film, scusa, Big Fish, ragazzi, sta nell'Olimpo dei film, secondo me, ma no, sono tutti belli, e non tutti sono invecchiati male, e invecchiati bene, scusate. Per me... il suo Batman è il miglior Batman cinematografico finora. Oddio. Nonostante, parole forti. Nonostante determinate cose che col canone di Batman poco ci stanno, tipo Batman che ammazza. No, vabbè. Però preferisco di gran lunga. Parlo di film di Batman per quanto riguarda Batman e Joker. Voi direte, ma il Cavaliere Oscuro? Cavaliere Oscuro è indiscutibilmente un bel film, seguito da una merdata. Ovvero il ritorno del Cavaliere Oscuro. È proprio un gesto di lassismo da parte di Nolan e il fratello. Sai cosa? Cavaliere Oscuro. È che hanno tentato di riprendere la trama di quella in cui Bane spacca la schiena. Sì, hanno provato, esatto. Però l'hanno fatto in una maniera talmente tanto... cioè, quel Bane, tutto sommato, non mi è dispiaciuto. La scena in cui ci sono gli assassini di Ra's al Ghul e lui dice, sì, fratello, hai proprio ragione, in verità li piglia per il culo. Mi è piaciuto, però... non è... fai un nuovo personaggio, fai un nuovo character. No, ma allora Nolan se ne è fregato il cazzo del canonico di Batman. Quello non è Batman, come no. Quello non è Joker, quello è un'incarnazione del Joker. Vado a dire che quello è un Batman, perché fra i vari fumetti sì e no. Batman non esiste senza il suo alter ego Bruce Wayne. E io vedo troppo, sì. Batman e troppo poco Bruce Wayne. Esatto. Sì, su questo sono d'accordo. Oltretutto, il Joker di Nolan incarna uno degli aspetti di Joker. Joker si basa su tre aspetti fondamentali. Senso dello spettacolo, mm-hmm. Comicità, mm-hmm. Follia. Certo. Se tu non incarni questi tre. Tarae. Se il tuo Joker non incarna questi tre elementi, non è veramente il Joker. Il Joker di Ledger ha la follia, mm-hmm. Il senso del caos, il genio. Beh, anche dello spettacolo, comunque. Dello spettacolo un po', e comicità quasi zero. No, sai cosa? È una comicità quella che gli hanno dato troppo psicopatica. Ma è proprio un velo inesistente. Non è come per dire il Joker di Nicholson, che ha il senso dello spettacolo, ha la comicità, la pazzia, ci siamo, ma è un po' troppo post-mafioso, sì, esatto. È un po' troppo umano, con desideri anche troppo umani, esatto, rispetto troppo a quello che è Joker. Per questo non c'è, quello che dico io è, non c'è un'iterazione perfetta di Joker nel mondo cinematografico. L'iterazione più vicina è quella dei videogiochi. Sì. Allora, diciamo che i Joker migliori sono quelli doppiati da Mark Hamill. Esatto. Beh, no, ci sono stati dei Joker anche doppiati non da Mark Hamill, comunque fatti veramente, veramente bene. Comunque, se tu vedi il Joker di Nicholson, è molto più comico, è molto più insanamente comico. Il senso dello spettacolo. Sì. E quello è quello che manca a Ledger. Ma Ledger aveva quella follia programmata, dedita al caos, mossa da un motivo che a Nicholson mancava. Eccolo. Nicholson ha portato avanti la sua carriera da boss mafioso, però misto a una follia incontrollata, ma non era. Ma non è una follia quello. Un po' da brama di potere. Invece esatto. Quella di Ledger è più follia, appunto. Per questo dico che non c'è un'incarnazione perfetta. Sì, no, su questo sono d'accordo. E che sai cosa? La comicità di Ledger è lui che ride da solo. Stop. Cioè, la sua comicità interna lo fa per se stesso. Invece no, Joker lo fa per il pubblico.
che nella sua testa ovviamente è una deviazione, perché il pubblico poi ovviamente non ride col Joker, ride perché è costretto dal Joker. Però la legge, effettivamente questo manca, sono d'accordo. Come anche manca a quello di Leto, di cui abbiamo visto molto poco, però abbiamo visto soltanto la follia un po' edgy. E un vano tentativo di... E hanno tentato di renderlo moderno. Però il Joker è una figura che non devi rendere moderna, perché Joker è senza tempo. Lui è un elemento del caos immobile nel tempo. Lui, mentre Batman si evolve, lui rimane inamovibile. Lui stesso si lamenta con Bruce. Sai che... quello che hai detto, Batman si evolve, Joker no. Sai che non mi trovi d'accordo? Perché secondo me neanche Batman si evolve. Ti cito un discorso fatto da Joker in Morte della famiglia. Sì, ok. Joker, dato per morto, arriva e comincia a creare dei giochi psicologici, a rapire, a fare stronzate con i membri della Batman Family. Certo. Tutti, tranne Batman. Quindi rapisce Tim Drake e Jason Todd, li sbatte in un buco, dice se uno di voi due muore lo faccio uscire. E Todd, bam! E Jason subito gli spara in fronte. A Batgirl gli fa trovare la madre scomparsa da anni, gliela fa trovare legata in mezzo a una pista da bowling circondata da tizi che le stanno per sparare e le dice la libererò ma solo se mi sposi. E Joker chiede a Barbara Gordon, colei che è rimasta paralizzata per colpa del Joker, di sposarlo. Non l'ha violentata, l'ha soltanto paralizzata. C'è il sospetto che abbia violentato il commissario Gordon. Sì, più che altro sai cosa? È che in Killing Joke quella scena ti viene lasciata molto molto ambigua. Per il Joker effettivamente ha senso dire non l'ha stuprata, perché no, non è da Joker. Però è rimasta talmente tanto ambigua come scena che io il dubbio l'ho sempre mantenuto. E perché dopo aver giocato con tutta la Batman Family, lui va da Batman e fa tu non mi diverti più. Un tempo eravamo soltanto io e te. Eravamo noi due a massacrarci, a far esplodere Gotham. Ma da quando ti sei cominciato a circondare di questi ragazzi meraviglia, amici, familiari, maggiordomi, ti sei rabbonito. Avevi qualcuno da perdere e per cui combattere. Non eravamo più solo più io e te. E io voglio tornare ai bei vecchi tempi. E quindi il suo obiettivo è uccidere tutta la Batman Family per ritornare ad avere il Batman che aveva. Batman, tramite la Justice League, i rapporti con Diana Prince, con Clark Kent, anche con Barry Allen e Hal Jordan, tramite i Ragazzi Meraviglia, tramite i vari Robin, tramite le perdite che ha avuto, tramite il suo rapporto con Catwoman, il suo rapporto molto complesso con Ra's al Ghul e Talia al Ghul, Bruce ha sempre avuto un'evoluzione dove c'è sempre la missione al primo posto. Ma ha imparato a capire meglio gli altri a livello puramente umano, non a livello investigativo. Ha imparato a mediare meglio su se stesso, cosa che un tempo non riusciva a fare. Controllare il suo dolore, il suo trauma, la sua follia, perché Batman è pazzo, è tutta psicologicamente instabile. Una delle ultime saghe che era la sua testa in cui c'erano tutti i Batman demoniaci, tanta roba. Per questo dico, Batman si evolve, Joker no. Non perché Joker non è un personaggio insipido, ma perché Joker è una potenza del caos e la natura stessa del caos è mutare, variare, ma non c'è una crescita del Joker, non è Joker che dice ah è successo questo o del genere, no, sono semplicemente come per uno stand-up comedian nuovi hint per nuove battute. Quando rivede Jason gli dice oh se soltanto avessi un piede di porco. Ma Joker rimane una presenza del caos distruttiva e indistruttibile, ma nel suo essere ciò e quindi nel suo continuo mutare non si evolve mai, perché è questo che è il Joker. Perché la sua natura è mutevole, sì. Ma in questa mutevole, cioè in questo essere mutevole non c'è un passo avanti. Esatto. Però quello che dici te, e su Joker sono assolutamente d'accordo. Su Batman invece non mi riesci a trovare totalmente d'accordo, perché tu dici e ha fatto questi cambiamenti e ci sta, sono d'accordissimo, ma sono è affinato, cioè nel senso hai migliorato, però non c'è un vero passo in avanti, cioè rimane sempre la stessa, perché alla fine il concetto di Robin è sempre esistito, Batman ha sempre avuto un Robin, oddio, se non proprio nelle primissime incarnazioni degli anni 40, però vabbè, quello è un altro discorso. Esatto. Pardon,
Però appunto c'è, c'è sempre stato comunque quel, quel piglio, quell'ultima cosa che fa in modo che Batman non diventi suo padre sostanzialmente. Non so se mi hai letto quella storia in cui non muore... Flashpoint. Esatto, bellissimo, in cui vedi Batman malvagio, che è il padre di Bruce, che è veramente un merda allucinante. L'unico motivo per cui Batman non diventa come suo padre è perché lui mantiene quel piglio degli amici, della famiglia, di tutto il resto. È la sua unica ancora di salvezza, sì. Senza la quale sarebbe totalmente in balia di se stesso, di Gotham, che Gotham è questo demone che si ciba della vita di Batman sostanzialmente. Ed è anche... e Batman è la causa per cui Gotham è anche così? Sì, sì, perché alla fine tu dici, sono i supercriminali. Sì, ma se non ci fossero supercriminali non ci sarebbe... cioè, se non ci fosse Batman non ci sarebbe... non ci sarebbero supercriminali. Ma soprattutto... per questo non mi piace Gotham. Per questo non mi piace la serie di Gotham. Gotham è... sì, non ha senso, perché... ok, c'è stato uno start, c'è stato la miccia iniziare. Prima di Batman c'era già qualcosa, c'era già del marcio a Gotham. Gotham è una città nuclearizzata. C'era il balcone. Però i super villain, gente come Joker, Joker esiste per Batman. Mm. Senza di lui non esisterà. C'è una frase in Batman Cacofonia che è bellissima, in cui c'è Joker che è momentaneamente sano di mente, perché è sotto psicofarmaci, antipsicotici, antidepressivi, e lui gli dice, io non ti odio perché sono pazzo, io sono pazzo perché ti odio. Ed è potentissima. E lui molto, in maniera molto sana gli dice, tutto ciò finirà solo nel momento in cui uno di noi due morirà. Quando, se tu morirai prima di me, io smetterò di esistere. È bellissimo Batman Cacofonia ed è scritto da oddio, come si chiama Silent Bob? Da Kevin Smith, che è il regista di Dogma, di In cerca di Amy, di Jay Silent Bob fermate a Hollywood, Dogma, di Clerks. E, però ti dico una cosa, sì, loro continuano a fare roba. Stanno mettendo il tappetone, quello usa e getta, sopra le scale perché devono portare roba. Ah, ok, va bene. Batman però non si è mai veramente legato a nessuno. C'è sempre stato questo piglia e lascia con Catwoman, con Selina. Okay. Sono stati momenti in cui si sono riavvicinati, momenti in cui si sono allontanati di bestie. Idem con la Justice League. Mm-hmm. Lui si fida di Clark e allo stesso tempo lo teme, perché sa di che cosa è capace Clark. Red Son, mio Dio, che capace. Allo stesso modo i Robin sono ragazzi in cui Bruce si è rivisto, ma con cui non ha creato un legame all'inizio. Non pensare al Batman più vecchio, pensa al Batman nell'iterazione degli ultimi 50 anni. Ci ha messo parecchio prima di concedersi un rapporto con loro. All'inizio lui voleva cercare di mantenere sempre un rapporto molto distaccato. Se leggi Batman All Star Batman e Robin è molto chiaro questo concetto. Anche con la Justice League all'inizio lui era estremamente freddo, lui sapeva l'identità di tutti e nessuno sapeva quella di Bruce. Negli anni ha coltivato un rapporto padre-figlio con Dick, con Jason, con Tim, con Jason postumo, molto postumo. E Jason, anzi, è stato un grosso bravo, ritorno indietro, è stata una grossa involuzione per Batman, perché si è permesso di affezionarsi troppo, di vedere a lui più come a un figlio che a come un soldato, e quindi se ne colpevolizza tantissimo, colpe che poi si sono proiettate su Tim. Certo. Quando Tim si è proposto come terzo Robin, Bruce è stato d'acciaio, non gliene lasciava passare una. Proprio però grazie ai vari Robin, a tutti i membri della Lega e simili, lui si è permesso di fidarsi un po' di più di certe persone, aprirsi un po' di più, accettare il rischio di avere degli affetti, tant'è che adesso appunto Bruce si è sposato con Selina. Mm-hmm. Cosa che prima Bruce era una maschera. E per questo dico, c'è un'evoluzione faticosa, sofferente, perché sempre comunque figlia di un'instabilità emotiva e psicologica di Bruce. Però c'è anche l'avere un figlio per Damian, e non è un ragazzo che hai preso, no, ma è tuo figlio, e doverlo educare, doverli fare disimparare tutto ciò che ha appreso nella Lega degli Assassini. Bella dura. E che ho sempre questo gusto in cui non capisco quanto lui stia seguendo un effettivo desiderio quanto un piano. Esatto, è questo che mi da un lato ammiro e dall'altro disprezzo, perché non sai mai quanto dire. Ma perché allora Bruce sa che senza questi legami diventerebbe un altro criminale, l'ennesimo male di Gotham, quindi lui
si aggrappa a queste cose proprio per rimanere sano, per rimanere giusto. Ma è quello che mi chiedo sempre è, ma lo fai perché è ciò che desideri, perché è ciò che Bruce Wayne vuole, oppure un piano di Batman? Questo è il grande dilemma. È veramente un'ambiguità bellissima, però mi fa sempre dire, no, io non ci vedo davvero evoluzione. Finché esiste questa ambiguità, che io amo, cioè questo è il bello di Batman, però finché esiste io dico, no, per me l'evoluzione è l'evoluzione di Schrödinger. C'è e non c'è contemporaneamente, perché potrebbe, ma potrebbe no. Però bellissimo, bellissimo. Beh, allora, leggendo determinati cicli, già soltanto leggendo Sotto il cappuccio rosso, vedi che quegli affetti sono affetti che veramente hanno colpito Bruce. Cioè, quando lui vede Jason, lui non può, lui sarà sempre in difetto nei confronti di Jason, perché si colpevolizza un sacco per la sua morte e non riuscirà mai veramente a punirlo, ed è un criminale, non riuscirà mai veramente a trattarlo come fa con tutti, anzi cerca costantemente di redimerlo, cosa che poi alla fine Jason riesce a fare, sempre rimanendo molto fedele al suo nuovo pensiero, ovvero i metodi di Bruce non funzionano. E beh, cosa che Bruce ovviamente e nessuno della Batman Family approva, forse soltanto Batwoman approva, perché Batwoman è il membro più dilato, elastico, diciamo, però per dire, Bruce ha sempre un punto debole, gli orfani. Se vedi infatti Cassandra Cain, la seconda Batgirl, membro della Gilda degli Assassini Muta, una persona tipo Lynn. Sai che non mi ricordo, ma lei era muta per scelta o perché aveva un danno alle corde? Mi pare avesse un danno alle corde. Non è diversa da Lynn. Una persona che è stata addestrata per questo e non conosce nient'altro. E Bruce cazzo se fa fatica a insegnarle. Quando lui si è dovuto appoggiare ad Azrael, quando appunto Bane gli ha spezzato la schiena e Azrael è stato Batman. Minchia che peso. Porca doia. Cosa pensate del nuovo film di Batman in uscita? Non mi esprimo, non abbiamo visto niente. Vedremo. Oh, Batman uscita. Quello con Robert Pattinson e Colin Farrell. Ah! Non abbiamo visto un cazzo. A me, graficamente, Pattinson, sai che non dispiace? Allora, per me il miglior Bruce Wayne per ora rimane Ben Affleck. Ben Affleck era il miglior Bruce Wayne. Aveva proprio fisicità e volto giusto. E anche quella smug face da Bruce, esatto. Quell'atteggiamento da filantropo e da miliardario. Poi che ne dico, a me piace come attore. A me piace un sacco Ben Affleck. Perché come Batman, secondo me hanno il reparto costumi è sbagliato. Perché Batman deve avere un po' di collo, se no sembra un tartufone. E quello che, e oltretutto, non sono un fan del Batman con le orecchie corte. Poi le preferisco un po' più lunghe. Ti dirò la verità, secondo me attore giusto, Batman sbagliato, perché è quello di Superman. A me Superman, Batman vs Superman ha fatto abbastanza cagare come film. Ma non è tanto perché Ben Affleck non era adatto per il ruolo. No, era proprio è la messa in scena. È proprio come l'hanno fatto recitare. Cioè, per me Batman di Superman è abbastanza da buttare, tranne per poche scene. Tipo, tutte le scene tra Bruce e Diana Prince. La scena dell'incontro tra Bruce e Clark Kent. Sì, carino. E Batman che va a salvare Martha Kent. Perché quello è Batman Arkham puro. Sì. Ok, ammazza la gente e quello è sbagliato. Però è così che si muove Batman. Però, ecco, l'unica lancia che spezzo in favore del film è che ci sono state quelle due o tre scene, tipo vedere il costume di Robin, che te lo contestualizzano. Ti dicono, ok, questo Batman è così cattivo per questo motivo. Ma senza spiegoni. Sì. Quella è l'unica cosa che mi è piaciuta, che tra l'altro è il motivo per cui io osano tantissimo Logan. Logan io lo trovo veramente fighissimo perché... Il film, dici? Sì. Però Logan, il film, cazzo, è un capolavoro perché ti dà tutto il contesto, tutta la storia, con degli spieghini. Però di conto c'è tipo la passeggiata nei campi. E con Logan dice, ma che cosa è tutto questo? Ah, sai, lo sciroppo di sto cazzo che serve per fare tutte le merendine. E poi dopo c'è lo scienziato che ti dice, ah, perché noi tramite lo sciroppo di sto cazzo abbiamo manovrato tutta la cosa del genere. Ero lì, oh mio Dio, mi stai spiegando tutto senza farmi mezz'ora di spiegone, ma dandomi degli hint in tutto il film. Cazzo, bellissimo. Questa è la narrazione che io più apprezzo in assoluto. Miglior film DC animato. Sono prevedibile, ma Under the Red Hood per me è fatto veramente bene. Me ne mancano troppi. Cioè, io non do una valutazione. Direi anch'io Under the Red Hood. Red Son, no, anzi, rettifico, Red Son.
Redson, scusa, io sono una puttana per Redson. È una delle mie storie preferite. Cioè, finalmente un Superman che dice: ho il potere di migliorare il mondo. Bene, lo farò. Sì, sì, governami. Vertigus, grazie per la proposta, ma ho la passione per il montaggio e sound design, mi chiedeva se noi ci servisse una mano. Allora, al momento no, anche perché abbiamo molti amici e colleghi esperti o che proprio sono dei professionisti in quei campi, e preferiamo comunque lavorare con gente sulla zona che conosciamo e di cui conosciamo le capacità, ma grazie per la proposta. Domanda per Matt. Avevi detto che all'Uxaster esistono vampiri e licantropi, che la licantropia è una condizione fisica paragonabile ad una malattia. Se ho capito bene. Vale lo stesso discorso anche per il vampirismo? Sì. Oppure sì, questo sì. È legato a una maledizione? La maledizione di vampiro rende impossibile entrare in un terreno consacrato, per esempio? No, 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 è anche per... Allora, diciamo che la condizione sia di licantropia che di vampirismo nascono come maledizione magica, ma la maledizione magica poi è diventata una malattia genetica sostanzialmente, un po' come per i Worgen, che i Worgen inizialmente erano stati maledetti come magia, ma poi tutti i figli nati dopo sono nati col gene Worgen. Stessa identica cosa, mi affascinava il dare un contesto un po' più scientifico, un po' meno magico a queste condizioni. E tutte le cose del terreno consacrato, eccetera, SNI è un 50-50. Ci sono determinati luoghi in cui un vampiro non può andare, ma non è magia e basta. O il bagno, perché i vampiri non hanno sono bisogno. Costipati. Perché tengono tutto lì. Tengono tutto lì. Più tengono, più diventano forti. E ci sono tutta una serie di condizioni in cui puoi fermare un vampiro, puoi fermare un licantropo. Ad esempio, nella mia ambientazione, l'argento danneggia tutte queste creature, come anche in The Witcher, se non ricordo male, no? Non me lo ricordo, non sono abbastanza ferrato su The Witcher. Mi pareva che le robe in argento danneggiano tutte le creature magiche. Stessa cosa per la mia ambientazione. Allora, nel videogioco di The Witcher sì, nei libri no, se non sbaglio. La spada in argento danneggia soltanto alcune creature, se non ricordo male. No, invece per me le creature, che è molto vicino anche al concetto di Underworld, in cui l'argento spaccava il culo a tutti. Vampiri, mannari, tutti quanti. Quanta pelle in Underworld. Mamma mia, che bello, proprio aesthetic Underworld. Domanda per Gian, perché dopo 10.000 anni in una caverna Tyrande e Liberia, Illidan... Perché è una puttana. Perché, uno, perché è una puttana. Due, perché è un'arrogante puttana. Tre, perché non erano 10.000 ma 20.000 anni di prigionia per Illidan. Praticamente loro avevano paura dell'arrivo appunto di... era Archimonde, se non ricordo male. Dell'arrivo di Archimonde. Dicevano, no, non possiamo farcela da soli. Ho un'idea, no tesoro, no, sì, ti prego Malfi, dobbiamo liberare Illidan, mio no fratello. Ti prego, ma perché dobbiamo liberare mio fratello, che poi c'è pure una cotta per te, secondo me ci sei pure andato, ma cosa dici Malfi, lo sai che per me esisti solo tu, e intanto tieni le dita incrociate dietro la schiena, esatto. Ma tesoro, dobbiamo proprio, sì, liberiamo Malfi, liberiamo Illidan. E lui dice no, e lui dice vaffanculo, io vado comunque, e ammazza tutte le sentinelle di Maiev, quella povera donna. E poi ti chiedi perché Maiev c'aveva il cazzo girato. Vedi un po'. E a me gira il cazzo che perché lei ha avuto lo spirito della vendetta? Una cosa aveva Maiev. Minchia, spero Tyrande muoia alla fine di Shadowlands. Voglio che muoia. Io voglio che muoia e che Maiev diventa la nuova leader degli Elfi della Notte. Quello Maiev, ma perché Maiev non vuole. Non è suo interesse diventare leader. Sono pienamente cosciente che non è suo interesse, ma potrebbe essere un po' come per Capo dell'Orda. Cioè, tipo, lo divento finché non troviamo qualcuno di adatto, come è stato Thrall prima di Vol'jin. Non lo so, non me la vedo Maiev a prendere una decisione del genere. Cioè, Maiev è la legge, stop, ma non è il governatore. Non sono quello che deve fare la legge, io sono quello che la fa rispettare. Per Tyrande lei deve morire, ormai è stata posseduta dallo spirito della vendetta, lo spirito della vendetta ti consuma, e anzi sta campando anche troppo per quanto mi riguarda, perché adesso lo spirito della vendetta, tra l'altro anche lì, inizialmente doveva essere spirito della vendetta per vincere la guerra è cessata, però Sylvanas è viva, e lì capisci quanto in verità a Tyrande importi solo di vendicarsi di Sylvanas. Sì, sì, sì. E dici, minchia, vedi che stai veramente scadendo Che poi, perché ha bruciato Teldrassil? Potevi salvare Teldrassil. Se imparavi a mettere... Hai fatto il contrario della scelta di Spider-Man. Hai messo i tuoi affetti prima di tutta la tua gente. Questo è vero. Puttana.
Sì, ma Alfi non riuscirò più a chiamarlo col suo nome completo. Allora, Nate, è che mentre vi stavo raccontando appunto che cosa è successo, mi è venuto in mente uno spezzone di John Mulaney, dove c'era la madre di John che parlava con il padre, gli diceva, che dicevano, gli arriva l'invito per andare a incontrare Bill Clinton, che era un loro ex compagno del college, e diceva, oh, we gotta go, we gotta see Bill, e quindi, ma Alfi, dobbiamo andare a dobbiamo liberare Illidan. Esistono i doppelganger in Luxastre? Se sì, come funzionano? Esistono anche i mezzosangue, quindi i cangianti? Allora, sì, esistono i doppelganger, come esistono anche i mimic in generale, è una questione di genetica anche lì, in verità, non una capacità camaleontica praticamente. Non possono cambiare taglia, non mi ricordo se... I doppelganger sì, okay. Pino, se non sbaglio, ha... Non mi ricordo se è una o due taglie. No, io invece... I cangianti no. Possono modificare la loro dimensione, ma sempre all'interno dei limiti della propria taglia, se non ricordo male. No, io invece per una questione di fisica ho detto no, sei grande X. O tipo dissi, cioè allarghi la tua densità atomica per allargarti, ma significa che sei grande tipo 2 metri ma pesi 5 grammi, che non mi pareva molto sensato, oppure mantieni la stessa massa. Alla fine ho optato per la stessa massa. E sì, esistono anche i mezzosangue, solo che non è così ovvio che un mezzosangue abbia la proprietà di un doppelganger. Primo, e secondo, che sappia come usarle. Perché, allora, se sei figlio di un doppelganger e di un umano, ipotizziamo, che è l'unica combinazione possibile, perché i dragoni sono andati, quindi ormai quello è. E, quindi, se il genitore doppelganger ti aiuta a capire come usare questo potere, lo puoi imparare, se no il genitore umano ti guarda e fa... Beh. Domanda per Gian, perché in Fire Emblem Fates ci sono tantissimi cliché anime? Perché la trama di Fire Emblem Fates è... Mica Fates è veramente una merda. Sì, a livello narrativo è veramente il Fire Emblem più debole degli ultimi 10 anni. Poteva essere interessante, sì, ma non lo è stato. È stato gestito veramente male a livello narrativo. Poi veramente dei personaggi di un piatto, di un bar... Guarda, solo la famiglia reale di Nor mi ha quasi quasi piaciucchiata... Quella di Ushido sono veramente uno più piatto dell'altro. Tutti i personaggi di Ushido mi hanno fatto cagare, con forse una o due eccezioni. Non che Nor sia stato questo gran capolavoro, però c'è stato più struggle. Cioè, per me, ragazzi, potete giocarvi... Cioè, i Fire Emblem che per me ha senso giocare sono... Sacred Stones perché è carino. Bello. Awakening perché è veramente bello. Awakening secondo me è uno dei migliori. Sì, è diventato il mio preferito. Path of Radiance e Radiant Dawn perché uno c'è Titania... E calpestami Titania. E sono veramente invecchiati. Sono invecchiati, non male, perché alla fine Fire Emblem è sempre molto simile. Sì, piace il genere. Ti piace lo strategico a scacchiera. Fire Emblem non invecchia mai, tra virgolette. E poi, ovviamente, Three Houses, che è l'ultimo installment. Se ha il suo perché, mi sta piacendo. Cioè, scusa, Three Houses. Non l'ho ancora finito, ma lo sto trovando davvero molto carino. Io ho avuto 2 figlie in Awakening. Mi sono fatto Taria. E ho avuto una maghetta e un'arciera. Io mi sono fatto Naomi. Chi è? Naomi, la draghetta bionda. Oh no! Ma adesso la mia Linfan è un drago, quindi c'ho un drago in più in schieramento. Sono lì, sì, andate e bruciate tutto. E poi una Loli. Cosa? Chi ha parlato? È una... Edoardo? Sì, sì, ho 3000 anni, ma ne dimostro 12. Oh sì, perfetto. Ma andiamo avanti. Ecco, ho preferito di gran lunga Sotis, con cui per ora, io non l'ho finito, sono appena arrivato al time skip. Non ci puoi fare niente. I capelli sono già... Sì, sì, okay. Sì. Non ci puoi fare niente. Però è simpatica, cioè l'ho vissuta letteralmente come un'altra Morgana. Un'altra Morgana? Sì, perché è doppiata dalla voice actress di Morgana, di Persona 5, ed è sempre lì che ti dà consigli. Ma Morgana, il gatto, quindi sì. È una femmina? No, Morgana è un uomo. Morgana in Persona 5 è un maschio, okay. Ma è doppiato sia in giapponese che in inglese da una doppiatrice. Ok, va bene. Scusa, no, figurati. Ma c'è un sacco del cast di persone all'interno di Fire Emblem Three Houses. C'è Marianne. Io ho giocato con i cervi dorati. Ah, ok, i cervi dorati hai scelto. Sì, alla fine sì. Nei cervi dorati c'è Marianne, che quella un po' timidina con le occhiaie. Lei è doppiata dalla doppiatrice di Haru. Ah. Poi c'era... Chi è che era doppiato da quello che doppiava il merda? Akechi. Poi vabbè, c'è il doppiatore di Ren, del protagonista. C'era la doppiatrice di Makoto.
C'è un sacco di gente. Fico, fico, fico. C'è l'incesto in Fates. Ma in realtà no. Esatto, in realtà in Fates no, perché poi quando scopri cosa sei tu dici ah ok, quindi no. Però vabbè. Yuber, sai che a me come personaggio, io invece ho fatto le Aquile Nere. Ah ok, non parliamone. Cioè... No, diciamo nulla. Però Yuber, cazzo che bel personaggio. Mi piace, allora, mi è proprio piaciuto. Io quando gioco Fire Emblem leggo, ma come in tutti gli altri giochi, leggo tutti i dialoghi di tutti. Certo. Solo che io ho una voce, quindi devo cercare di caratterizzarli in maniera differente. Tipo, il professore è quello con i pizzetti e i baffi che io scippo di bestia con Manuela. Manuela che mamma mia, spacca. Manuela. Che lui è proprio thirsty, tra l'altro. Porca troia, sei thirsty. Lui lo doppio con l'accento inglese e dico una parola in inglese ogni tanto. Ah, questo... your sign è molto powerful. Così, per fare il cretino. Dudu, che si chiama Dudy, non mi ricordo come si chiama, ma io lo chiamo Dudu. La spalla di Dimitri, lo chiamo Dudu. La spalla di Dimitri? Ah, sì! Con l'enorme grossino. Oh, madonna, sì, mi fa troppo ridere. Lo chiamo Dudu. E invece Yuber, che sembrava Dragon of the Tekken, l'ho doppiato come se ogni cosa che ti dice sembra una minaccia. Sì, è perfetto. Sempre, tipo... Perfetto. Complimenti per il combattimento delle tre casate. Spero di rincontrarti ancora sul campo di battaglia. Porca troia. Ok, ciao. Ed è vero, è sempre così. Dudu il super ripetente. Ha 34 anni. Fra lui e quello biondo dei cervi dorati, lui lo doppio così. Tipo, ho sempre fame, non sono particolarmente sveglio. Ma lui mi fanno spaccare. Che poi... aspetta, tu che avevi fatto quando avevamo fatto con The Gobbies quella giocata? Lo spadaccino dei... Non delle Silas, Aquile. Silas, forse. No, non era Silas. Quello che se ne sta sempre per i fatti suoi, è sempre un po' sbruffone, che vuole sempre allenarsi con i capelli neri legati in coda sì. alta. Come cazzo si chiamava? Era... Non era Ash? No, Ash è quello l'arciere con i capelli azzurrini. Sì. No, quello con i capelli bianchi. Bianchi. Quello con i capelli azzurrini. Felix! Felix, giusto. Esatto, avevo fatto Felix. E io invece avevo fatto quello con i capelli verdi che vuole sempre dormire, che gli spacca. Ah, Linart, mi pare si chiami. Può essere, adesso un po' di memoria. Però cazzo, alla fine quel personaggio poi, visto che l'avevo giocato, ho detto dai, fammelo conoscere meglio. E mi piace un botto, lo adoro. Sì, è molto. È un genio, però non c'ha voglia. Non c'ha sbatto. E io per ora ho reclutato solo tipi. Solo? Delle altre classi ho reclutato solo tipe. Ovvio. Ho reclutato Ingrid, la biondina con i capelli tagliati strani dei leoni blu. Ho reclutato Bernadetta. Perché mi piace tanto Bernadetta? Bernadetta è la mia waifu, quanto no, l'amore. È mia figlia, non è troppo. È troppo piccola. È mia figlia. È adorabile. Io ho visto Catherine e ho detto, oh mio Dio, spaccami in due. Catherine è la biondona che arriva a un certo punto dei cavalieri. Ah, minchia, Beh, ma perché? La rossa delle isole, quella che parla male. Petra, reclutata in corner all'ultimo prima del timeskip. Lei è molto caruccia. Ma tra l'altro è stato allucinante perché anche io, tipo, li ho reclutati tutti ad una missione dal timeskip. Infatti ero lì che sudavo fortino e dicevo, ma cazzo, come faccio? E alla fine li ho beccati tutti lì. E poi vabbè, Shamir, l'arciere dei capelli a caschetto. E io sono lì dicendo, oddio, Catherine, Shamir, che cosa fare? Sarà un amore strano questo. Beh, qua. Dorotea, anche tanta roba. Allora, Dorotea, che è l'altra bionda con la coda sul fianco. No, quella è Mercedes. Quella è molto Mercedes. Bella Mercedes. Dorotea. No, Dorotea è la cantante, quella con la sì, l'artista errante. Un po' troppo thirsty anche lei. Cerca troppo di infilarsi troppo sotto le melenzuola. Un po'. Non mi piace, troppo thirsty. A me piaceva, tipo, di prima Kito mi piaceva Leoni. La tizia con i capelli a caschetto rossi, che è palesemente C di Persona 4. Che è tipo l'apprendista di tuo padre. Esatto. Ma anche quella è una fangirl di Geralt. Molto bella. Leoni mi è piaciuta tanto. Sono molto affezionato a Lisitea. Ilda mi dà fastidio. Lisitea, che bella. Ilda ogni tanto mi dà fastidio, però è una brava ragazza. Ilda è molto intelligente. Cioè, sì. Cazzo, l'ho inquadrata, poi ho detto... Inizialmente ero lì, ok. Che poi la dicotomia, gli dice, oh no, ma non voglio combattere. Sollevare le armi pesanti. L'ho resa guerriero corazzato con un'arma enorme. Cazzo, ma in gioco stasce e dici, vabbè, ozzi. E volevo recuperare anche il cavaliere dei capelli arancioni.
è bellissimo. Minchia, lui ha una. Non Phil Bane, l'altro. No, Fernand. Fernand. Lui è Fernando. Lui è bellissimo. Lui lo volevo reclutare. Ha una storia da Madonna. Sei un altro sottovalutato che però è molto figo, quello rasatino. Combattente, sempre delle aquile nere. Rasatino. Ah, ok. Non Clover, come si chiama? Il tubo, praticamente. Quello con i capelli azzurri bassini. Esatto, esatto, lui pure ha una gran bella storia. Lui mi intrigava, però non sono riuscito. Io ho recuperato praticamente tutti quanti i Caspar, grazie Tedarb. Ho reclutato tutti i vari professori. Sì. Quindi anche tipo come si chiama quello grasso in armatura? Quello che è un amico di tuo padre, è stato apprendista di tuo padre. Con i baffi. Che c'è la moglie. Il padre di quello con i capelli? No, non è il padre. No, quello lì. Non so chi è. Che mica quando hanno detto qui è dove è sepolta mia moglie. Già. Alois. Aloha, esatto. E io lo faccio. Ah! Benvenuti all'Accademia del Garrick Mac. Andiamo a combattere. Sì, fatemi sotto. Mentre invece poi c'è. È un ciccione balordo. Che okay. Ha un senso dell'umorismo di merda. E poi invece c'è Lorenz. Quello che ha litigato con le forbici. Quello, il nobile con i capelli blu, viola. Lo stupratore seriale. Quello con i capelli tagliati. Mamma, e lui è l'unico che non ho reclutato perché mi mette assi. No, ti giuro. Allora, non è uno stupratore seriale. È solo un nobile spocchioso. Okay. È un nobile estremamente spocchioso. E ha litigato con le forbici. A me è sempre tanto sentito questa cosa. Io lo vedo che no, vai via. Infatti è l'unico che non ho reclutato. E infatti Nel? No, magari te lo parliamo dopo. Ok. Hai avuto... No, questo zitto. E niente, io non ho reclutato tantissimi, però ho reclutato quelli che volevo. Non mi sarebbe appunto di reclutare anche Fernando? Fernando? Che... Ma com'è possibile? Ma io sono palesemente il migliore. Una cosa che mi ha fatto scassare è che io ho reclutato tutte le tipe e più un po' di gente. Praticamente dei cervi dorati, al povero Cloud è rimasto solo lo stupratore seriale. Lorenz. Solo Lorenz. Degli altri li ho portati via tutti, anche quello grosso non lo volevo. No, non okay. Cioè tutti quanti alla fine erano rimasti loro due. E mi vedo con Cloud che fa... Oh, che palle. Ignaz è molto carino, che è l'arciere con i capelli verdi e gli occhiali. Sì, carino. Ignaz è molto simpi. Un po' tristina la sua sì. Trama, però l'ho apprezzato tanto, sì. Io purtroppo ho reclutato bene o male quelli che volevo, ma tra di loro le loro possibilità di amicizia sono tipo limitate alla B. Il resto lo sblocchi dopo, nel post, cioè dopo il time skip. No, non che non riesco a superare la B, proprio non c'è. Cioè C, B, Ah no, sì, questa cosa non l'ho capita. Perché evidentemente alcuni non è che si vogliono particolarmente bene. Vabbè, ma ci sta in effetti. Io adesso non vedo l'ora di sbloccare la S con Catherine. Oh. Dimmela. Apri, spaccami in due come un melone. Però anche Shamir mi piace da morire. Cioè, Shamir no. E Catherine, l'arciere, l'altra cavaliere. Ed è, vabbè. Parliamolo. Ragazzi, parliamo di waifu, cioè di companion di Fire Emblem. Sì, companion. Allora, c'è sempre un qualcuno che attira di più la nostra attenzione in un Fire Emblem. Per dire, in Fire Emblem Awakening era palesemente Taria. Beh, minchia Taria te proprio... Faccia della spalla. Io come l'ho visto ho detto, no, tu dove credi di andare? Tu vieni da me, tu vieni con me. Che anche lei ha detto le stesse cose. Sì, io ti stalkerò, va bene. Fallo, io di più. E il bello è che mi è piaciuto molto il suo rapporto da madre. Cioè, non me l'aspettavo che fosse così... stranamente materna. Ma sì, tra l'altro Noir, la figlia, devo dire, hanno gestito la cosa dello sdoppiamento di personalità un po' alla molto anime, molto poco approfondita, però è un bel personaggio, mi è piaciuto. E sì, e poi il rapporto con Taria mi ha fatto dire anche a me, ah, ok, unexpected. Sono stanco dell'italiano medio che parla sempre di figa, per fortuna che c'è Intel. Ma noi sono 2D! Oh, Nick! Noi sono 2D! E però vabbè, in Papa Pradiance Titania era... Oh mio Dio! Titania. E Sote, di Fire Emblem Papa Pradiance Radiant Dawn, è stato una grande ispirazione per il design di Galgit. Ma dai! È da lui che derivano i capelli verdi. Ma dai, non lo sapevo! È Sote di Fire Emblem. Ma dai! Ah, figo! Mi ricordo ancora la faccia di Geno quando Catherine gli dice «Sì, ti sto tenendo d'occhio, ti dispiace?» Io... No. Io tipo, la scena di...
presente in Re Leone che fanno se vi avvicinate di nuovo a mio figlio, questo è tuo figlio, non lo sapevo, io non lo sapevo. Ed, ecco, la faccia di Ed che fa dopo. Io quando Catherine mi dice sta roba, quando Talia mi dice sta roba, io... O ancora meglio, quando Peter Griffin si infiltra nel liceo di Meg, sì, spacciandosi per Lando, ah, sì, per vedere chi consumava droga. E a un certo punto scopre, Meg scopre che il padre va al prom con Connie D'Amico, che era la figa della scuola, e fa: papà, ma hai accettato di andare al prom con Connie D'Amico? Non... Quando la più figa della scuola ti chiede di uscire, tu non gli dici no, tu l'unica cosa che le rispondi è ok. Ecco, così. Mind blowing. Nella 24 ore voglio vederti spiegare la lore di World of Warcraft con una lavagna dietro di te, con tutti i punti collegati dei fili, e alla fine dici it's all connected. Allora, credo che per World of Warcraft sarà tipo un tag match. Sì. Ci daremo Manforte io e Matt, no, perché World of Warcraft è enorme. Fino a Lich King e it's all connected. Dopo Lich King, Cataclysm, io prendo e me ne vado. Perché dico, no, basta. Ma io direi che possiamo arrivare fino a Lich King, sì, e raccontare giusto due o tre cose, perché comunque Battle for Azeroth ci sono delle cose... interessanti. No, effettivamente tirano fuori delle belle mine andando avanti. Ma lo vedrete sabato. Lo vedete sabato durante il momento riassunti fatti male. Esatto. Ma che finale avete scelto di fare Emblem Awakening? Sai che non mi ricordo quando me l'avessi finali multipli? Sì, c'era quello in cui ti sacrifichi oppure trovi un'altra soluzione. Io non mi ricordo. Martirio, ragazzi. Aspettano la famiglia Pandalogna. Certo. La famiglia Bandalogna, giocheremo a Monster Camp. A me basta la storia dei Pandaren. Sono lì, mangiano l'eucalipto. Che? Mist of Pandaria è... Allora, Mist of Pandaria è importante solo perché... Perché vediamo che... Qual è stato il lascito di Yosharosh su Azeroth. Ah, beh, è l'unica cosa importante. E vabbè, anche un pochino... Tutta la questione di Garrosh. Eh beh, sai com'è. Sì, dobbiamo portare Garrosh e decidere quale sarà il suo fatto in un posto neutrale. Già, yeah. Già. Mi sembra un'ottima idea. In mezzo a demoni, oni, spiriti di sto gran Andiamo avanti. Cosa ne pensate dei Loa, dei troll belli? Cioè... È un concetto che in verità era stato nominato già da Warcraft 3, nella side quest, quella... Sì, dell'espansione Frozen Throne. Esatto, quando quando ti raccontano del viaggio degli orchi da Eastern Kingdom fino a Kalimdor, che appunto c'è lì lo sciamano di troll che parla un po' di questi eroi, eccetera. Il punto è che inizialmente erano espressi come spiriti, delle entità, e invece in Battle for Azeroth, che invece no, sono fisicamente dei cosi... Carino, ma mi ha fatto dire boh, ok, è un po' una retconnata, ma come vi pare. Però quanto figo Buon Sandy. Ma Buon Sandy comunque è spirito. Quello è Loa che più mi ha fatto dire ok, questo è quello che mi aspettavo da un Loa. Invece vedere il tirannosauro, lo pterodattilo e sto cazzo mi ha fatto dire boh, cioè, mi sembra un po' una tamarra. Sì, esatto, e dire vabbè, ok. Uè, ma sta la bellezza. Che sei venuto a trovarmi? Io ti eleverò sopra tutti, lo! Sì, sì, che bella cosa, così ti tieni il tuo regno. Come ti sembra il regolamento per ora? Sembra intrigante, voglio provarlo con mano prima di dare opinioni. Tu hai doppiato il protagonista di Miles Morales, come ti senti a non avere una Play 5 dove giocare al tuo gioco? Però... Non ce l'ho. Però... Qualcuno non ha visto il programma della mia 24 ore? Perché stranamente dalle 10 a mezzogiorno sarà proprio quello che farò: unboxare la PlayStation 5 che Sony mi ha gentilmente regalato per il compleanno. Non sono andato a comprarla alla spaccio per una. No, Sony mi ha detto: che bella attività che state facendo, ottimo lavoro per Smile Morales. Va bene, ti inviamo la PlayStation 5 per la tua 24 ore. Grazie, Sony. Grazie, Sony. Grazie. E appunto, oltretutto ho anche Spider-Man Miles Morales per PlayStation 5 e unboxerò la Play 5 insieme a Jacopo Calatroni, voce di Peter Parker, Kate Sorrentino, voce di Mary Jane Watson, Chiara Preziosi, doppiatrice di Finn Mason. Dopodiché inizieremo appunto il gameplay di Spider-Man Miles Morales e in più ci sarà un giveaway durante quel momento. Figo. Sì, ma anche meno. Scusami Nick, posso... Posso? Dick una out. Volta! Dick out for a round. Una volta! Posso flexare un pochino? Posso?
Qualcuno ha chiamato dottore. Alla mia, ce ne siete. Stato accorto voodoo. Stato accorto voodoo. Micchia. Il vento l'inverno è arrivato e fa freddo. Scusate, quando partono le voice line di Arts non capisco più un cazzo. Che stile, ragazzi. Cazzo, che stile. Questo qui era Artorias, la lore di Artorias. Ah, ok. Eh no, guarda, cioè, se tu ci vai mi si incazza Queen, mi si incazza pure Chara. C'è pure il lupo. Quello è un sorcio. C'è pure un lupo. Ma diventerà una bestia feroce. Sì, ma poi è un sorcio. Sì, ma mi si incazza Queen, mi si incazza pure Chara. Vabbè, comunque si incazza, vabbè, fai niente. Però... cazzo, vabbè, vai, cioè... Vabbè, se devi... Cioè, tu ammazzi Mambo, però torni. Artorias. No, cosa, come si chiama? Orthane. Guardami. Sono un figo pazzesco. Ho una spada a cazzo enorme e uno scudo gigante. Come potrei non tornare? No, oh, vabbè, ok. Ok. Manus, sono venuto... Oh, no! Visto che anche se hai fatto tu quello che doveva fare Artorias, daremo su il merito ad Artorias. Cosa ne pensate della saga di Kingdom Hearts? Sono molto... Ricordo con grandissimo amore e affetto il primo. Sì. Punto. Ma allora, il primo sicuramente rimane anche per me il mio preferito perché è l'unico che inizia e finisce. Chain of Memories e il 2, ok. Bird by Sleep, fighissimo. Che succede? Mi è tornato Gwyn durante il video di Natale che fa... Orstein! Dove cazzo sta Artorias? Che pure Natale non c'è. Ah, quello coglione sono cazzi suoi, no? Questa è la tua risposta a tutto. Adoro. Questa è la tua risposta a tutto. E quindi dicevo, Bird by Sleep, bellissimo. È il mio capitolo preferito della saga. Poi tutti gli altri, Coded, eccetera, 358 carino, eccetera, però... E 3D, no... E 3 distance, ok. No, 3D, io ti giuro, non riesco a finire. Ho solo iniziato la demo. La demo, nemmeno il gioco, la demo. No, io mi ci sono anche impegnato, ma arrivo sempre a metà gioco. La cosa degli animaletti minchia mi sta in culo in una maniera terribile. Degli animaletti virgola minchia o degli animaletti minchia? Degli animaletti minchia, ovviamente, okay. Sì. Era, volevo essere sicuro. Beh, non lo so, sono delle minchie che colorate che girano. E mi sta troppo troppo antipatica come cosa. E il 3 in verità non l'ho ancora giocato. Ce l'ho lì che prende polvere. Perché prima voglio finirmi sto Dream Drop Distance dei miei coglioni. Perché la trama io porca troia. E niente. Porca figlia mignotta adesso. Se cioè, scopa la figlia tua. Porca figlia mignotta. Basta, vedo fuoco! Io non mi piace Dark Souls, ma cazzo, i video di Paride li adoro. No, Paride, i video sulla lore di Dark Souls di Paride mi spacco. Spacco in due. No, io Kingdom Hearts, il primo è... Ho pianto io alla fine del primo Kingdom Hearts. Quando poi inizia, ho giocato Chain of Memories e il 2 ho detto... Perché? Sì, bello il gameplay, però perché? Che ti butta... Troppi elementi. Allora, ok, ci sono gli Heartless che nascono al cuore. Ok. Poi ci sono anche nessuno, perché il cuore esce e rimane solo il corpo. Sì. E gli dici, ok, ha senso. Poi però devi sapere che ci sono anche le memorie. E già lì dici, aspetta, come rimane? La memoria è l'armatura vuota. Questa armatura? Tu dovresti avere un'armatura, non ce l'hai. No, sono sfigato. Ma che cosa? Questo quale Ansem tra i 16 te lo dice? Cioè, sono 16 di Ansem. Aspetta. Ok, I believe you. Ragazzi, se volete farvi un piacere, non giocate di Kingdom Hearts, andate a vedere i riassunti di Kingdom Hearts di Just a Pancake. Ok, Google. Tira un D20. Sui tempi. Qui sui tempi. Il quarto me l'ha detto. Ah, il quarto te l'ha detto. Ah, ok. Me l'ha detto il quarto Ansem. Il quarto Ansem. Che quindi è quello di Bird by Sleep. Perché cerchi il sole dell'abisso? Vaffanculo! Che molti di voi non lo sanno, ma quel video non è nient'altro che un remake, è una citazione a un abridged di Code Geass. In Code Geass c'è che era un abridged, appunto c'è la scena di Lelouch che chiama un tizio e fa
Ehi, ho bisogno di te, vieni qua. Ah, non posso, sono... sto comprando la zuppa. Sì, no, sono pure a comprare dei vestiti. Ah, no, dei vestiti. Dei vestiti. Ah, ok. Solo che non li trovo. In che senso non li trovo? Non riesco a trovarli, non ci sono. C'è soltanto della zuppa. vai nell'altra corsia. C'è altra zuppa. Cosa vuol dire c'è altra zuppa? C'è soltanto zuppa. Vabbè, vai nella prossima corsia. Va bene, ma non mi urlare addosso. C'è soltanto altra zuppa. Dove ti trovi? Sono da zuppa. Cosa vuol dire sono da zuppa? Sono da zuppa. In che negozio sei? Nel negozio delle zuppe. Perché cazzo c'erano i pantaloni nel negozio delle zuppe? Ma qualcuno! Ma red soup! What do you mean your red soup? Cazzo. Che bello quel video. Grazie internet di esistere. Mamma, perché la figlia di Totti si chiama Chanel? Beh, perché gli piacciono i profumi e i vestiti di quell'azienda. Grazie mamma, non c'è di che, kebab grande. buying clothes at the soup store. Fuck you. Bellissimo. Ringraziamo Mirko con il suo lavoro di ricerca istantanea e condivisione all'istante. Signora, arrivato sveglia pure quella troia di mia figlia. Beh, Fast 7 remake è probabilmente il K-Pack non vuole sempre bravo. Sì, è chi non, cioè finisce con l'oscurità, il destino, l'amicizia. Kingdom Hearts! Sì, il finale di Final Fantasy VII Remake non è il finale di Final Fantasy VII primo CD, è Kingdom Hearts. Ah. Infatti, okay. Qualsiasi persona con cui parlerai che ha giocato al primo Final Fantasy, al primo Final Fantasy VII, ti dirà, è bellissimo fino al penultimo capitolo. Ah, perfetto. È vero, me l'hanno detto tutti in effetti, ragazzi. Da quello che hai detto, la prima volta che hai giocato di ruolo è stato 9 anni. Sì, ti ricordi che personaggio hai giocato? Galgit. Però era un Galgit abbastanza diverso, non era... così caratterizzato a livello psicologico, anche perché fisico. Era un elfo dei capelli castani lunghi, un cappuccio e un arco. Era un arciere. Era un ranger elfico di Warcraft 2. Esatto. Quasi pensate alla saga di Jack and Dexter. Bellissimo. Non l'ho mai esplorato, ho giocato solo la demo a Star. Oh, dovresti. È veramente, veramente una bella serie, Jack and Dexter. Veramente bella. Con una narrativa per niente ovvia, piena di chicche. No, minchia, Jack and Dexter veramente lo amo con tutto me stesso, una delle mie saghe preferite. No, io non lodo il sole. Io lodo solo Kojima. Giusto. My name spelled backwards is this and it's gone. Che bello. Che bello, Fandalf. Quanto belli i video di Just a Pancake. I video di Just a Pancake sono tutti fatti con Loquendo. Ah, ok. Ed è praticamente... ti riassumo in breve la trama di Kingdom Hearts, di ogni singolo Kingdom Hearts. Solo che ci sono dei canoni che tornano. Tipo c'è sempre Yen Sid. Ok. Che prima gli fa lo spiegone e poi gli fa: e comunque il mio nome detto al contrario vuol dire this. E prima di finire la parola viene interrotto e se ne va in un'altra parte. Poi c'è la gente che prova a fottere Sora o Roxas o Kairi o Riku. E fanno: ah, in realtà Sora è uno stronzo. E poi c'è sempre la stessa immagine di Roxas che fa questo, ma ogni volta sulla sua faccia c'è incollata la faccia del personaggio con cui sta parlando, che fa: ok, I believe you. Oppure c'è sempre Riku che fa: Dark Magic Ball Attack of Dark Destruction. E non funziona mai. Paperino fa soltanto quack. E invece Pippo dice sempre: it's in Deutschland. Sempre solo quello, con poi i sottotitoli di quello che intende. Cioè, però lui parla solo così. Ma perché? HP Keyblade! E si Hansen dice solo: Keyblade! Che bello. La reazione di Sabaku al finale di Final Fantasy VII Remake è oro colato, l'ho vista. Non l'ho vista, come ha reagito? Male. Male? Molto male. Perfetto, perché block. Mega Destruction, Dark Ball of Darkness and Destruction. Vabbè, ok. Grazie, Bardo. No, non ringraziarlo, un bordo non si merita. Keyblade! Che stupidi video di Just a Pancake. Ma te, Gian, Kojima, l'hai visto dal vivo? Sì. Davvero? Era il 2017, ero al Tokyo Game Show, a Tokyo, e mentre ero lì che stavo facendo avanti e indietro dallo store dell'Atlus al boot dell'Atlus, a un certo punto vedo una ressa di fronte al palco principale. Ma che cazzo sta succedendo? E sale Hideo Kojima. Oh. E ero lì. Ero lì, ho respirato in un certo senso la sua stessa aria, l'ho visto, ma non potevo usare di più. Scambio di atomi. Non potevo usare di più. È un po' come pretendere di scambiare quattro chiacchiere col Papa. Non puoi essere così arrogante. Devi essere cosciente della tua mortalità. Beh, però puoi farti prendere a schiaffi dal Papa. Quello forse è più probabile. Lo so, ma Kojima non mi prenderebbe a schiaffi. Però sai che figo poter dire: sì, sono stato schiaffeggiato da Hideo.
No, io vorrei soltanto... Io non... Se incontrassi Kojima, non so che cosa fare. Cioè, nel senso, so... Mi piacerebbe parlare con lui di un sacco di cose, ma tipo, sai che la gente in genere si porta un qualcosa da farsi autografare. Io non saprei che cosa. Ma dipende, cioè... È un incontro casuale o un incontro... Mettiamo che è un incontro programmato. Ok. Tipo per... Quindi tu hai la possibilità di cancro, ho il cancro e Make-A-Wish Italia mi permette di incontrare Hideo Kojima. Ok. Io gli chiederei perché ha fatto The Phantom Pain. Perché è un bravissimo regista e The Phantom Pain è un cazzo di capolavoro che però è stato martoriato da dei problemi produttivi provocati da Konami più che altro. Okay. No, you're right. Non so che cosa gli porterei. Non so se portargli la mia copia di Metal Gear Solid 3 Subsistence, che è stato il primo Metal Gear che ho mai comprato. Ci sta. Oppure qualcosa di un po' più particolare. Non lo so. Sai cosa? Che penso le tette che... non ce le ho. Penso che oggettivamente impressionarlo è impossibile, secondo me, perché nel corso degli anni probabilmente gli hanno fatto autografare così tante cose allucinanti. Quindi penso che a quel punto io opterei per qualcosa che impressiona me. Ma infatti non voglio un qualcosa che impressioni gli altri, vorrei qualcosa che abbia un significato, che sia unico nel suo genere, anche se di unico non ci sarà mai veramente, e qualcosa che abbia importanza. Tipo, pensato, gli faccio autografare la basetta della mia action figure. No, troppo collezionismo da quel punto di vista. Invece la copertina di un videogioco non mi dispiacerebbe, però non saprei che cosa. Il Metal Gear Solid 1, pure Metal Gear Solid 1 più VR Mission, che un ragazzo mi ha regalato a un Games Week di 8 anni fa, che è un pack esclusivamente italiano, oppure appunto la Steelbook Edition edizione tedesca di Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Non lo so. Io ricordo che quando incontrai il disegnatore di Scott Pilgrim, Brian Lee O'Malley, esatto, a Lucca di un botto di anni fa, credo fosse 3 o 4 anni fa, di più, no, di più, dici? Sì, ok, sì. Ma è addirittura 5, sai. Comunque ricordo che gli portai un fumetto che durante un'intervista aveva detto essere il suo fumetto preferito. Ma dai, ho preso il primo volume proprio lì a Lucca. Come si chiama? C'ho da qualche parte a casa, però appunto io lo portai e dissi... Non faccio una piega, perché probabilmente l'avrò fatta in 45 milioni, però è stata una cosa simpatica. Io non ho mai... cioè, pochissime volte mi sono fatto fare degli autografi, ma perché non ho mai avuto occasione di incontrare persone che io dico, wow, tipo un mio amico, un mio fan che è diventato un mio amico, che si chiama Jun, se devi conoscerli, mi ha portato un autografo di coso? Del batterista dei Death Rage. Minchia. Adesso non mi ricordo il nome, ma perché... cioè, tra virgolette, io sono a 2 gradi di separazione da loro. Perché un mio amico, che è quello che ha composto la sigla di Sanguinorum. Ah, ok, sì. Lui, Enrico Faccino, lui è diventato molto amico di quello che era il producer, il fonico dei Death Rage. Larsen. E quindi, cioè... loro li hanno anche conosciuti tutto quanto. Ma io li ho anche incontrati Death Rage a un concerto. Dopo un concerto ci abbiamo chiacchierato, bla bla bla. Però tipo altre figure, zero proprio. Federico Paolovic, esatto, grazie raga. Cosa ne pensate di quella grandissima puttana di Jaina che ha frenato il povero Keltas per Arthas? Ma ha fatto bene. Ma a parte che, boh, non è che l'ha frenzonato per Arthas, è che Keltas aveva tipo già il quadruplo dei suoi anni, raga. Cioè Jaina in Warcraft 3 malappena poco più che una ragazzina, praticamente. Sì, avrà tipo 18-19 anni. Sì, cioè ne ha meno di 20. E non ha neanche finito l'addestramento con Antonidas. Quindi, cioè, ovvio che ha frenzonato. Ma in verità è Keltas che è un po' un merda, perché dice, ma vai a provarci con una ragazzina, zii, ma c'hai 100 milioni di anni, dai, mi sembra un po' gravina come situa. Poi Keltas in sé, in realtà, non è che ci abbia provato spassionatamente, ha visto una bella principessa, ci ha provicchiato in maniera diplomatica come ci avrebbe provicchiato con chiunque altro. Poi vabbè, boh, Keltas oggettivamente è un po' discutibile come personaggio, perché per quanto sia grazie a lui che gli elfi alti sono sopravvissuti, però ha fatto tutta una serie di scelte che sono discutibili. Cioè, basta guardare che fine ha fatto in Dark Crusade, raga, che alla fine è impazzito, è diventato un cristallo di mana demoniaco, e dici, anche meno, zii.
Infatti ringraziamo sempre il nostro unico comandante, Lortemar. Lortemar che non voleva comandare. Ma ecco, ad esempio, qual è la differenza fra Maiev e Lortemar? Entrambi non volevano comandare, non vogliono comandare. Con la differenza che Maiev non vuole comandare perché ci sono altre scelte. Lortemar non voleva comandare, ma non c'era scelta. O era lui o era lui. E alla fine ha detto, vabbè, ok. Però è stato bravo. Molto bravo Lortemar. Molto bravo. Alla Fiero fine, che sei il mio capitano. Si è anche alla fine adeguato al suo ruolo. A un certo punto ha imparato e ha detto, ok, dai, ci sto dietro. Poi di Bane, purtroppo. Allora, Bane è un bravo ragazzo. È un bravo ragazzo. Ma non ha la stoppa delle... È che ha veramente... Lui vive nell'ombra del padre, sì, che è il suo più grande difetto, ma soprattutto è ancora troppo giovane, è ancora troppo sanguigno. C'è anche solo il fatto che comunque tu sei il capo dei Tauren e ti esponi così tanto con Sylvanas che sai benissimo ti romperà il culo. No, mi spiace, ma Kerna l'avrà fuori. Era la morte che voleva. Se ci tieni così tanto, vai con lui. Per l'orda. Ecco, cioè, posso capire che le espansioni di World of Warcraft ogni tanto deludono, ma ci sono dei momenti in cui io tipo... Ma in verità, cioè, a tutto per... Sai cosa mi fa veramente incazzare? Il fatto che tenti, cioè, fanno delle bellissime cose che funzionerebbero anche meglio se mi presentassero nuovi personaggi, se mi facessi sviluppare la storia con nuovi protagonisti. Io mi sono rotto i coglioni di vedere sempre i 5 soliti volti. Cazzo, quando hanno ucciso Cairn, io ci sono rimasto perché ho detto, minchia, mi sta iniziando a cambiare un po' i volti, cazzo, Bane e tutto quanto, davvero. Poi no, cioè, quella è stata l'unica grande perdita, perché poi anche Thrall... Cairn, Vol'jin... Beh, l'orda è quella che si ricicla un po' di più. Perché nell'orda muoiono come muoiono proprio. Dall'altra parte non muoiono. È morto soltanto Coso, è morto il padre di Anduin. Varian, sì. È morto solo, sì, Varian Brin. Che tra l'altro anche lì, alla fine, Varian torna dopo la prigionia, cioè dopo la prigionia, dopo l'amnesia e tutto. Sì. Ma comunque c'era Anduin che governava. Cioè, quindi in verità, lui, cioè, Varian è apparso ed è scomparso. Anduin è sempre rimasto lì. Da bambino. Beh, ecco, quella è una cosa che però mi è piaciuta molto vedere. La crescita di Anduin. E infatti è quello, cioè, muore poca gente nell'alleanza. Troppa poca. Quindi mai è prima della lista. Fuori. Cioè, nell'orda muoiono a frotte. Adesso c'è pure morto Faucisaure. Pietrone. No. Vado a dire che però almeno se n'è andato. Minchia che finale. Minchia. Lorda. Non è niente. Silenzio, c'era cioè, tipo fa. Oh shit. Sì, sì, tipo. La porta stendale che fa. Oh shit. L'ha detto. Voi. Tutti voi. Siete niente. Bellissimo lavoro. Senza cattiveria. Grande rispetto per la doppiatrice che si chiama. La Ciricola, non mi ricordo mai il nome proprio. Però. C'ha più l'età. Ha tanti anni. No, non lo so, ma infatti. Lei era Lady Isabel nei Cavalieri dello Zodiaco. È una signora doppiatrice, una voce della Madonna. Però cazzo, quando deve tirare fuori la voce, tipo, per Lorda! Non ci sta. È andata. Peccato, perché è una bellissima voce. Però cazzo, c'è anche la sua età, quindi. No, ci sono bellissime cose di World of Warcraft. Ma Warcraft, poi io mi lamento tanto, ma sono una puttana. Perché poi ogni nuova espansione, un paio di mesi me la faccio e me la gioco. Ogni volta che esce il nuovo libro me lo compro e me lo leggo. Poi mi lamento perché non mi è piaciuto. Ma alla fine spendo sempre soldi per questa serie di merda. E niente. Come io con Detective Conan. Oh, Detective Conan. A me piace la lore di World of Warcraft, ma non li gioco. Idem. Ma allora... World of Warcraft, ragazzi. Allora, io ribadisco, World of Warcraft deve morire. Ma in che senso? Ma perché? Allora, come è successo per Final Fantasy XI? Sono arrivato a un punto in cui hanno detto, raga, chiuso, buona, abbiamo raccontato, abbiamo fatto, il gioco ormai è vecchio, stagna, chiudiamolo e creiamo Final Fantasy XIV, che è un cazzo di capolavoro. Con Warcraft hanno sta paura incredibile, atavica, di chiudere quella merda di gioco che ormai è vecchio, è una merda, in funzione di crearne uno più nuovo, uno più figo, uno più cazzuto. No.
è che hanno due retaggi molto differenti. Final Fantasy non solo hanno una fanbase abituata al cambiamento, ma hanno anche una libertà narrativa proprio basata su sì, io posso tenere i canoni, ma poi cambio la trama, il setting, i personaggi come cazzo mi pare. Warcraft non ce l'ha questa libertà. Warcraft viene da una storia che è molto più giovane rispetto a quella di Final Fantasy, a livello puramente storico. Quindi, cioè, Final Fantasy degli anni 80, Warcraft è nato nel 96. Se non ricordo male il primo Warcraft. Forse un po' prima. Il Warcraft, perché però Warcraft sì, anni 90, del 98. Comunque, sì. E, quindi Warcraft è più giovane, oltretutto ha avuto meno tempo per sperimentare rispetto a Final Fantasy, perché Final Fantasy ne usciva uno in due anni. Sì, no, assolutamente. E appunto, mentre Final Fantasy XI non è stato tirato tanto avanti quanto Warcraft, Warcraft sì, Warcraft va avanti da 15 anni? No, 20. 20 anni? Sì, è 2001, anzi 19, vabbè, sti cazzi. Però appunto io dico, raga, 20 anni, ok, me l'hai rinnovato, me l'hai potenziato a livello di grafica, eccetera, ma la meccanica è quella. Cioè, mi sono rotto i coglioni di vedere le piroblast che girano l'angolo perché mi stanno inseguendo, le frecce che attraversano i muri, è un gioco, cioè proprio, le meccaniche, poi l'hanno migliorato, hanno tentato di inserire degli elementi in tempo reale, quindi quando ti lancio un incantesimo vedi l'area d'effetto e puoi schivarlo, ok, però è vecchio, cioè proprio è il basamento, sono proprio i pilastri che non funzionano. Poi ogni nuova espansione ormai hanno questa fissa di cambiare tutte le carte in tavola, ogni nuova espansione è un punto a capo, nuove regole, nuove cose. E cioè, cazzo, allora, perché secondo me World of Warcraft finisce con Lich King? Perché dal Vanilla al Burning Crusade al Lich King hai lo stesso gioco. Poi arriva Cataclysm, che è lo stesso gioco leggermente migliorato. Poi Pandaria, ragazzi, non è più World of Warcraft, è un World of Warcraft 1.2, cioè qualcos'altro, totalmente cambiato. Cioè, giocare adesso il World of Warcraft, vabbè, adesso è Battle for Azeroth, ma a breve diventerà Shadowland. Rispetto al Vanilla, raga, sono due giochi totalmente diversi all'apparenza, ma con lo stesso scheletro. E dici, ma porca troia, ma dammi uno scheletro nuovo. Mi è un triggero. Rischio. No, ma lo capisco. Lo capisco perché anch'io ho cose su cui mi triggero. E su World of Warcraft, sei a livello proprio di gioco esperienza, tu sei molto più ferrato di me. Però lo capisco. Vedo difficile, cioè se già prima era difficile, adesso lo vedo ancora più difficile per via della joint venture con Activision, che abbiano il coraggio di fare una roba del genere, quindi... Ed è un peccato perché, arrivati a questo punto, Sylvanas ha shatterato il mondo dei morti. Cazzo fai a riparare una cicatrice del genere, cioè... Forse non la riparano. E più che altro, oggettivamente, stiamo sull'orlo dell'abisso e stiamo facendo la tarantella, perché già abbiamo shatterato il mondo, che abbiamo ancora la spada di Sergeras infilata lì, che secondo me quella storia non è ancora conclusa. Abbiamo tutta la Zerite che sta uscendo ed è tipo il nucleo del pianeta e dici, raga, non va bene, e nessuno sta facendo un cazzo per tappare il buco se non Rosenberg, che ci prova, però è diventato lo spirito di Azeroth, ma non è che può fare miracoli lui da solo. Più abbiamo shatterato il mondo dei morti, vabbè, e qualcos'altro, non so, dopo andare peggio. Più che altro mi sfugge una cosa. L'armatura del Lich King non è nient'altro che un simulacro, un filatterio di Ner'zhul. Sì. Ovvero l'orco che dalle terre esterne, dagli è stato messo lì dai demoni, se non mi sbaglio. Allora, praticamente lui era uno degli apprendisti di Gul'dan, uno dei suoi vice. Cioè, quando Gul'dan è andato in coma perché il portale si è sfasciato e tutto quanto, poi si è ripreso, è andato di là, è stato ammazzato e tutto, Ner'zhul si era rotto il cazzo di fare il galoppino di Gul'dan. Quindi che cosa ha fatto? Si è messo direttamente in contatto con la legione e ha detto, oh, legione, ma usare la non vita... buttarci un po' di zombie qua e là per fare le invasioni. E già ha detto, dai, figata, proviamo, provaci. Ti do un po' di budget. Ti do un po' di budget. La cosa non è andata, ha preso una marea di schiaffi e non morto. E ad un certo punto ha detto, vabbè, ma sai cosa, regione? Ma sciocchi. Allora, da quello che avevo letto, lui già tramava come Lich King quando ancora, diciamo, lavorava per la legione. Sì, 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 ma lui ha sempre avuto una feroce abilità. Prima voleva fare le scarpe al suo maestro Gul'dan. Poi quando le ha fatte lui ha detto, vabbè, ma perché fermarmi qui? Ora, la scena è stata fighissima.
cioè rivedere Bolvar e tutto quanto, tutti si aspettavano che Sylvana si mettesse l'elmo, invece no, minchia, spacca in due. Ecco, quella scena io sono rimasto tipo con la mascella che è rotolata fino a cani catti. Cioè, quando ho visto quella scena... Io ero a Lucca quando l'ho vista. Eravamo a Lucca con... È vero. Io ero lì, c'era Sara che si stava per addormentare, io ero lì sul divano a vedermi stupito e pare... What? Però come può l'elmo al cui interno c'è lo spirito di un potente mago orco distruggere il legame, il velo che separa... Allora, se ho capito bene, e perché non ne sono ancora sicuro, dovrò giocarmelo per capire alcuni dettagli, perché comunque un colpo di scena, cioè una cosa del genere nessuno pensava fosse possibile, e secondo me capire come è successo sarà uno dei colpi di scena di Shadowlands. E posso? Prego. Oh, prego. Prima di concludere la... Vieni. Ti vergogni perché hai la... Simone ha la copertina di My Little Pony, che la tiene come un poncio. Esatto. Adesso vieni, l'abbiamo detto, vieni qui, basta. Cowboy, no. Dai, vieni qui, dai. Simone! Sono sfasciato! Hai soltanto la maglietta, la copertina di My Little Pony. Non voglio solo dire che la premiere è online. Non ti sento. Devi venire qui. Simone? Simone la mascolinità fragile non si vuole far vedere con la copertina di Fluttershy. Comunque, come diceva Simone, ragazzi, la premiere dell'episodio è online. È online l'episodio 12. Abrovidadene. Dicevi? Stavo di... niente, quindi sarà probabilmente uno dei colpi scena a capire come. Però, allora, teoricamente, quella gemmina... era un po' una connessione fra i due mondi. Sylvanas deve aver trovato un grip, deve aver trovato, perché ci sono ancora un sacco di cose non chiare su quali erano le missioni speciali di Nathanos. Sì, perché Nathanos ha, durante tutto Battle for Azeroth, ha fatto una serie di robe che ancora non sono chiare. Intanto spariva, sai cosa fare, mio campione? Esatto, dell'arco. Quello è stato uno. Ma poi durante tutto Battle for Azeroth, ogni tanto Nathanos diceva: tu vai a fare questa missione, io nel frattempo ho altre cose. E spariva per due o tre quest e poi tornava. E tu dici: ma te che cazzo hai fatto? Robe della Dark Lady. Ecco, Nathanos ha fatto tutto. Poi, tra l'altro, hai visto l'ultimo con Tyrand? Sì. Minchia, che chiusa. Che poi chiusa un cazzo, perché gli ha fatto solo un favore, perché Nathanos non vedeva l'ora di passare dall'altra parte per raggiungere Sylvanas. Cosa che non ho capito è: ma quindi Sylvanas se n'è andata dall'altra parte da sola, senza portarsi gente come Nathanos? Mi sembra veramente una stronzata, però... Evidentemente okay. Sylvanas è così confidente nel suo potere che dice: qualsiasi cosa ci sia dall'altra parte, non ho paura di affrontarla. Ok, ci sta. Arrogante. Arrogantissimo, però minchia, cioè, così tanto da non portarti gente come Nathanos, che è la tua freccia migliore. Vabbè. O magari si aspetta, magari ha lasciato lì apposta dicendogli: oh, fatti ammazzare prima possibile, raggiungimi. Potrebbe anche essere, perché livello di pazzia. Il punto è, quindi, o lei ha trovato un grip, ha trovato un qualcosa che ci sfugge, che non possiamo sapere e che quindi scopriremo durante Shadowlands, che gli ha permesso di fare questa roba, oppure io ammetto che, ok, il potere di Lich King è una roba devastante, ma così tanto? Esatto. Minchia, mi sembra un po' troppo. O Sylvanas ha trovato qualche metodo tipo per usare l'influenza della Burning Legion, perché un potere così devastante... Magari c'entrano le Valchirie. No, perché ormai Sylvanas non ha più un cazzo per governarle, perché Greymane del cazzo gli ha tolto la lanterna. Un'altra l'hanno ripresa, okay, le Valchirie. Sì, non ha modo di controllarle, ma c'è il racconto di lei che si suicida dopo... tenta di suicidarsi dopo la caduta di Arthas. Sì. E lì lei effettivamente muore e si ritrova una specie di concilio con le Valchirie intorno a sé che le dicono robe. Ti dico questo perché, e qui questi qui sono gli investigatori, ovvero stavo sfogliando Hearthstone, adesso l'hanno aggiornato con tutto un nuovo sistema di missioni per ottenere molte più ricompense. Ah, figo. E sono sbloccabili tre nuovi personaggi che tu puoi usare come eroi. Ah, figo. E sono Jaina Thrall, soltanto che Jaina la puoi usare giovane, la puoi usare durante il periodo di Warcraft 3, la puoi usare appunto capitana di Kul Tiras. Figo. Thrall c'è Thrall giovane, Thrall durante la guerra di Warcraft 3, Thrall grande capo di sto cazzo. Figo.
e la terza è una valchiria. E io dico, perché mi dai il ritratto di una valchiria di cui non mi ricordo il nome adesso? Adesso. Aspetta, sicuro che sia una valchiria e non una delle stronze volanti del... No, è una valchiria perché poi... ha quell'elmo... Ah, ok, allora sì, è una valchiria. Particolare. Molto particolare. E non è la prima volta che in Hearthstone cercano di fare dei rimandi appunto a ciò che sta succedendo in Warcraft. Beh, quando uscì Battle for Azeroth fecero proprio il card back apposito per Battle for Azeroth. Durante Battle for Azeroth fecero i ritratti dei personaggi del presente. Quindi Jaina, maestra di Kul Tiras, c'è Anduin, capo dell'alleanza, c'è Garrosh, what if se l'infestazione di Yosharoj fosse andata avanti? Davvero? Quindi c'è un tutto butterato, viola con le corna. Bellissimo. E cose strane. Bellissimo. Chi altro c'era? Vabbè, c'era Valera pirata. Vabbè. Che cazzo c'è tra Valera pirata? Perché Valera tendenzialmente a quanto sembra si è data alla pirateria. Fanculo. Ma che cazzo. Vabbè, ma Valera purtroppo l'hanno abbastanza tralasciata, non è peccato, cambiato granché. Ma della sanguinera avevano messo, avevano messo Sylvanas come eroe per il cacciatore. Bello, bello. E avevano fatto tutte queste cose. Quindi faccio un attimo 2+2. Ma allora potrebbe essere sì un qualche collegamento, perché effettivamente Sylvanas oggettivamente è qualcosa di più di un semplice non morto, di un semplice Forsaken. Quindi che cazzo sei esattamente? Potrebbe essere che le Valkyrie hanno deciso di donarle un frammento della loro essenza? No, anzi, se non... Aspetta. Una se non sbaglio... Una si è sacrificata per... Si è sacrificata per lei. Quindi si sarà fusa con lei. Che poi, sai cosa mi viene un po' il dubbio? Ma noi la Sylvanas che stiamo... Vedendo. E la stessa Sylvanas che abbiamo visto da Warcraft 3. Perché fino a Lich King, comunque, Sylvanas... Era abbastanza... Era una cagacazzi, ma dritta. E da dopo che è iniziato un po' a sbarellare, sarà ancora lei o abbiamo avuto un effetto Anders? Allora... Che si sono fusi i due spiriti... Allora, non è improbabile. Io quello che ho pensato di Sylvanas è che Sylvanas è una donna con un piano, sì, ma è anche un pochino pazzeriella. Quindi lei persegue il suo piano in maniera estremamente sistematica, ma se la triggeri male... Lei fa quel miglio in più che non avrebbe mai dovuto fare. Vedi, sì, con Teldrassil. Esatto, quando dà l'ordine di bruciate l'albero, cosa? Non ce n'era bisogno. No. Però tu, Tania di Domenico, l'elfa in ginocchio lì che piange, mi hai sfidato e mi gira il cazzo. Sì, però anche lì dici, ok, ti ha sfidato, sfregiala, trasformala in un non morto. Minchia, bruciare tutto Teldrassil. Sì, va bene la provocazione, ma questo mi sembra un po' una... Overreactare, cioè. Cosa devo fare per curarmi la storia di Warcraft? Ma allora, i libroni, quelli che ti ho anche prestato. Sì, la storia di Warcraft. Quello! Sono letteralmente dei libri di storia sulla storia di Warcraft. Che arrivano fino alla fine di Warcraft 3, però... No, arrivano fino a un pezzo di World of Warcraft anche. Non mi ricordo. Fanno le prime espansioni di World of Warcraft. Se posso darti un suggerimento, coso... Warcraft 3 Reforged contiene Warcraft 3 e Warcraft 3 Frozen Throne. Non è un remake eccelso, ma il gioco comunque rimane solido e molto carino. E ti puoi godere un po' la storia di Warcraft con un doppiaggio good. Che anche quello di Warcraft 3 era good, però c'aveva delle voci tipo l'interanda che era insopportabile. E che erano tre voci tutto il gioco. No, in Warcraft 3 erano di più. Sì. In Warcraft 2 era Marco Balzarotti e basta. Tutto. Cioè Marco Balzarotti ha doppiato tutte le unità dell'Alleanza e tutte le unità dell'Orda. E basta. Sai cosa mi è dispiaciuto davvero tanto? Perché dopo la Reforged del 3 mi aspettavo che avrebbero fatto anche quella del 2 e dell'1. E invece, ma neanche tipo, sai, voci di corridoio dice zero. Hanno fatto quello, hanno preso i soldi, fine. E ero lì, vabbè raga, ma cazzo, ok, il 3 avete fatto benissimo perché è il più amato eccetera, però è ancora giocabile. Cazzo, l'1 giocarlo adesso mi sparo nelle palle. Reforgemi quello intanto. Vabbè. Ok. Il 2 lo rigioco sempre con piacere alla fine. Il 2 sì. No, l'1 è terribile. L'1 è veramente terribile. Il 2 ancora si salva perché ha molto quell'effetto Age of Empires. Sì. Quindi ancora si fa. Ma l'1, raga, mamma mia, è da farsi sanguinare gli occhi.
veramente terribile. Signori, sono le 14.59 quasi. È giunto il momento di salutarci. Noi vi invitiamo a seguirci domani con il pre e post show di Luxaster, che esce il 12° episodio della 3ª stagione. E poi ci vediamo venerdì per la live Only Sub e venerdì doppia live, perché facciamo anche la live di Hyrule Warriors, perché ci hanno inviato i giochi, i ragazzi di Nintendo. Quindi giocheremo ancora un po' ad Hyrule Warriors insieme a voi. Esatto. Sulle fasce orarie dobbiamo ancora... Vi faremo sapere tramite Telegram e Instagram, come sempre. Comunque, già domani penso che vi sapremo dire una risposta, perché già ieri sera nella mia live avevo annunciato che venerdì avremmo avuto un doppio appuntamento, però che dovevamo ancora decidere bene gli orari. Comunque, sappiate che doppio appuntamento c'è ed è confermato. Bene, io direi, facciamo un bel raidino alla nostra sarettina. Oppalala, io mi rimetto le scarpe. Puro Lili, eccolo qui. E andrò al bagno. Ok, vai pure a fare la 2. Ah, vado a fare la 2. Allora, prima ti chiedo di farmi fare la pipì. Allora vai a fare la 1. Signori, è stato un piacere. Noi vi salutiamo. Niente. Ciao! Credo Vides. Bye bye! Cosa vuol dire che ho 91 messaggi su WhatsApp da leggere? Mi sembra un po' grave.